Buonasera a tutti, grazie per essere qua oggi in Aula Magna dell'Ateneo a affrontare questo tema di grande interesse a mio avviso, ed è un piacere per noi dell'Università di Siena ospitare questo convegno, ed è soprattutto un piacere farlo assieme a compagni di viaggio affidabili, compagni di viaggio con i quali ci occupiamo anche di cose che riguardano ovviamente il tempo libero dei nostri studenti. Ringrazio pertanto WISP per la disponibilità a collaborare, a lanciare questa iniziativa assieme a noi, questa iniziativa di riflessione. Ringrazio veramente con piacere l'assessora Alessandra Nardini, che ha anche la delega alla parità di genere, per averci onorato della sua presenza quest'oggi. Ringrazio lo staff dell'Università di Siena attraverso le sue diverse articolazioni, in primis il Comitato Unico di Garanzia, che ha il preciso obiettivo all'interno della nostra comunità di supervisionare ed occuparsi di tutte le questioni che riguardano la parità, soprattutto la parità dei diritti. Ringrazio la professoressa Marsili, che nella sua veste di delegata agli studenti e alla cittadinanza studentesca quotidianamente si occupa di offrire e spesso anche di generare opportunità per i nostri studenti e per le nostre studentesse di praticare sport e non solo, di rendere l'esperienza universitaria un'esperienza completa che vada al di là della semplice svolgimento degli esami, seguire le lezioni e infine, come è doveroso, conseguire la laurea, ma che va arricchita anche di contenuti, opportunità, iniziative che possano arricchire anche il tempo libero delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Ringrazio e saluto con piacere non soltanto tutti gli amici di WISP, inclusa il presidente Tiziano Pesce, che dovrebbe essere in collegamento, presidente territoriale della provincia di Siena, Simone Pacciani, un amico con cui abbiamo condiviso tante iniziative comuni aventi gli obiettivi che menzionavo prima, di offrire opportunità di praticare sport ai nostri studenti. Ringrazio e saluto le atlete che successivamente racconteranno attraverso la loro testimonianza diretta, attraverso la loro esperienza, che cosa significa essere donna, fare sport, farlo in maniera agonistica e quanto questo ambiente possa ancora essere permeato di disuguaglianza, di disparità, o quanto ancora anche sul terreno dello sport si debba ancora fare per raggiungere quella parità di cui si fa cenno nel titolo. Voglio chiudere questo mio breve intervento di saluto semplicemente ricordando, mi permettete l'iperbole forse un po' audace, ricordando che oggi il 9 maggio è la festa dell'Europa. E io credo che nell'idea originale di Europa unita, di federazione degli Stati europei, quella per intenderci partorita sulla linea tracciata dal manifesto di Ventotene, a cui ha partecipato, lo dico con una punta di orgoglio, anche Ernesto Rossi, nostro laureato nel 1920 in giurisprudenza, dicevo, dentro a quell'idea c'era un'idea in cui forse la parola più importante era uguaglianza,
e quindi combattere le disuguaglianze a tutti i livelli. Ed ecco che se oggi Festa dell'Europa si dedica qualche ora della nostra riflessione al tema della disuguaglianza o dei passi che si deve fare per raggiungere la parità anche nello sport, credo che siano momenti, minuti, ore spese bene, e credo che siano spese particolarmente bene il giorno 9 maggio della Festa dell'Europa. Grazie. A questo punto, seguendo l'ordine del programma, passo la parola alla professoressa Letizia Marsili, che, come ricordavo in precedenza, è la delegata del Rettore per gli studenti e per la cittadinanza studentesca dell'Università di Siena. Letizia. Grazie, sì. Sì, si accende da sotto. Allora, buongiorno, grazie dell'invito. Intanto vorrei premettere una cosa, forse un po' anche fuori luogo, ma insomma, mi sarebbe molto più piaciuto essere qui più come atleta e come delegato del Rettore, perché comunque lo sport ha sempre fatto parte della mia vita. Sono anch'io stata una sportiva da sempre, non ho mai raggiunto dei risultati eccelsi, però avere qui Elena e Giulia, che hanno veramente invece raggiunto questi traguardi importanti, è così bello che mi sarei voluta immedesimare proprio in loro e poter parlare al loro posto. Vi dico solo un brevissimo aneddoto: pensavo ci fossero più studenti e per questo avevo pensato a questa cosa. Nel 1988 mi sono laureata e d'estate ci sono state le Olimpiadi di Seoul in Sud Corea. Ecco, io passavo a scrivere la tesi, ma la notte guardavo le Olimpiadi e la mattina i fogli erano sempre bagnati da tutte le lacrime che versavo per le vittorie dei nostri atleti. Purtroppo in quell'anno, nel 1988, gli atleti non ce n'erano così tante che hanno raggiunto il successo, perché abbiamo vinto soltanto una medaglia d'argento nel femminile con le nostre fiorettiste, fra cui Margherita Zalaffi, che era una senese. E quindi l'immedesimazione proprio con questa atleta senese era sempre più forte, anche se il ricordo più forte è quello degli Abbagnale, che avevano vinto nel canottaggio. Quindi, tanto per dirvi dove va la testa sempre a pensare quando si pensa all'agonismo, a qualche cosa più legato al maschile che al femminile. Però oggi sono qui non tanto come atleta, e come sarei voluta essere, ma sono come delegata del Rettore, quindi ritorno nei miei ranghi, delegata agli studenti e alla cittadinanza studentesca. Che cosa si può dire partendo proprio da questo? Che il nostro Ateneo crede fortemente che la parte più importante sia la comunità degli studenti, studentesse e studenti. È quella che ci stimola a migliorare sempre, a migliorare la nostra didattica, a migliorare la nostra ricerca, che rende non soltanto l'Ateneo stesso, ma tutta la città davvero viva. E quindi questo intento che noi abbiamo sempre di cercare delle soluzioni per migliorare le nostre attività e delle integrazioni proprio al miglioramento di tutto quanto, dovrebbe soprattutto servire a rendere l'esperienza che la maggior parte degli studenti fa nella nostra città, questa esperienza di vita, che forse è il periodo più importante della vita, indimenticabile. Deve essere qualche cosa che veramente si dovranno ricordare per sempre. A questo scopo noi che cosa abbiamo fatto? Ormai da molti anni abbiamo attivato un progetto di cittadinanza studentesca, che è Siena Campus, dove non affianchiamo al corso di studio anche lo sviluppo di quelle attività che potrebbero sembrare secondarie, ma che sono fondamentali per permettere un'integrazione totale della studentessa e dello studente all'interno del contesto cittadino. Siena non è una città semplice, né a livello di tradizioni, né a livello di radici, né a livello culturale. E quindi cercare di integrare completamente cittadinanza studentesca con la cittadinanza totale è fondamentale. Noi dobbiamo cercare di fargli capire qual è la nostra cultura, quali sono le nostre tradizioni, quali sono le nostre radici. Solo in questo modo possiamo veramente raggiungere una complementarietà totale.
Per fare questo noi abbiamo cercato di muoverci su quattro piloni fondamentali. Ve li dirò separatamente, ma si devono considerare completamente integrati tra di loro, che sono le attività culturali, ricreative, di divulgazione della ricerca. Ad esempio diamo spazio, proprio come Ateneo, alle attività teatrali con Prometeo Scatenato. Inoltre abbiamo fatto degli accordi, definito degli accordi, per poter rendere sostenibile anche economicamente lo studio e la vita nella città dello studente. Abbiamo cercato di sviluppare una formazione trasversale e anche aumentare e sviluppare le attività sportive. E proprio su questi due punti volevo un attimo soffermarmi. Lo sport deve essere inteso come un catalizzatore di energie positive che sono legate a dei valori fondamentali, che sono il valore di inclusione, di collaborazione, di condivisione e di partecipazione. Un evento sportivo deve essere considerato come un luogo simbolico di allenamento di tutte quelle competenze che devono servire non soltanto nello sport, nel lavoro, nello studio, ma devono servire nella vita. È proprio per questo che noi, alle studentesse e agli studenti, cerchiamo di dare delle competenze che vengono chiamate competenze trasversali, che sono sia soft che life, cioè quelle che riguardano non soltanto la testa, ragazzi, ma anche il cuore. Cioè accanto alla capacità di organizzarsi, di sapersi impegnare, di saper risolvere i problemi, di saper in qualche modo gestire il proprio tempo, la collaborazione del gruppo, la propria leadership, è importante anche sviluppare un'intelligenza emotiva. Questa è veramente quella che poi sarà la peculiarità di tutta la vostra capacità di vita. E proprio per questo, in questo momento, anche oggi, avrete un open badge per aver seguito questo corso, questo workshop, e un open badge anche per le varie attività sportive, perché vi daranno delle competenze trasversali che vi potranno essere utili nel mondo del lavoro e che vi potranno essere riconosciute, perché sono delle certificazioni che possono essere considerate validi a livello di certificazione digitale. Questo pomeriggio parliamo però anche di parità e quindi una parità fra i sessi. Ora, come ho detto prima, quando si parla di sport è difficile non pensare allo sport uguale per uomini e donne, perché abbiamo delle peculiarità fisiche che sono differenti e queste sono innegabili, e quindi non ci potrà mai essere il tennis misto maschile e femminile, anche se vengono fatti, ma viene sempre messo un uomo e una donna, no? Anche nei doppi. È difficilissima questa cosa. Lo sport dovrà essere separato. Quello che è importante è che venga considerata paritaria la dignità della persona. Non venga considerata una carta d'identità dove è scritto il sesso e dove è scritta la provenienza delle persone, ma deve essere considerato valido soltanto il loro talento. E su questa cosa termino il mio intervento augurandovi un buon proseguimento. Grazie. Grazie Letizia. La parola adesso per il suo intervento di saluto a Simone Pacciani, presidente territoriale WISP Siena. Simone. Sì, intanto buonasera a tutti, benvenuti. Anch'io cercherò di essere velocissimo, ma mi preme fare alcuni ringraziamenti. Intanto all'WISP nazionale e all'WISP regionale, che hanno permesso comunque di svolgere questo appuntamento così importante per i suoi contenuti qui a Siena, e quindi per questo devo ringraziare. L'altro ringraziamento importante è per l'Università di Siena, perché ci ha permesso di farlo qui con loro e ha con noi collaborato per questa iniziativa. Ecco, noi, come diceva prima Manifio Rettore, abbiamo iniziato insieme un percorso un po' d'anni fa, un percorso che è partito da una collaborazione e condivisione di alcuni eventi importanti, cercando di valorizzare i nostri eventi e al tempo stesso rendere più partecipata, diciamo, la vita dentro al rettorato. Credo che abbiamo ottenuto dei grandi risultati insieme, poi purtroppo gli ultimi 2 anni sono stati caratterizzati da
che le vicende della pandemia ci siamo un po' fermati. Credo che questa è l'occasione anche per riprendere il cammino, spero sia anche l'occasione per riprendere il cammino insieme, che ci aveva portato anche a fare degli studi non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista proprio sugli studi scientifici. Per esempio ricordo l'importante studio che abbiamo fatto per quanto riguarda l'utilizzo, i problemi della, cioè, il controllo del cuore, insomma, dei percorsi che c'era, le fatiche che usavano gli atleti durante gli eventi, durante la maratona, e questo è stato un appuntamento molto importante. L'appuntamento di oggi, il titolo, dal titolo Donne, sport è una priorità da raggiungere, no? E nel 2022 probabilmente uno legge un titolo che sia molto forte, sarebbe già un titolo su cui aprire subito una discussione importante. Purtroppo se ancora nel 2022 utilizziamo questi titoli, perché probabilmente ancora c'è tanto da fare e probabilmente tanto tempo è stato perso e tante occasioni sono state perse. Purtroppo, assumendoci ognuno di noi le proprie responsabilità, erano titoli magari appuntamenti che facevamo anche 10 anni fa, 15 anni fa, ma se sentiamo ancora l'esigenza di farli, probabilmente il percorso di crescita della nostra società non è stato così veloce e così ai tempi come francamente ci eravamo auspicati. Quindi ecco, continuiamo come WISP a tenere monitorato le varie problematiche, cercando di favorire la discussione su questi argomenti con l'augurio che prima o poi ci sarà un 2023, un 2024, un 2025 in cui potremo cambiare anche titoli a questi appuntamenti, perché probabilmente avremo fatto un passo importante in avanti dal punto di vista della nostra società. Grazie. Grazie al Presidente Pacciani. A questo punto con piacere veramente passo la parola all'assessora Alessandra Nardini, assessora regionale con la delega alla parità di genere, che davvero ringrazio per aver dedicato un po' del suo tempo a presenziare e a introdurre questo convegno. Alessandra. Grazie, magnifico rettore, grazie all'Università di Siena che ci ospita qui in questa straordinaria cornice. Grazie alla WISP, WISP nazionale, toscana, senese, per aver voluto affrontare questo tema, un tema purtroppo ancora oggi attuale, perché lo diceva molto bene il rettore, lo diceva bene chi mi ha preceduta. Oggi parlare di questi temi sembra ancora incredibile, perché dovremmo dar per acquisiti e per scontati diritti e uguaglianza che invece purtroppo ancora acquisiti e scontati non sono e non lo sono nel nostro paese. E questo vale in tutti i campi, anche in quello dello sport che affrontiamo oggi. Anche nello sport le donne vivono quella sorta di segregazione orizzontale e verticale che vivono in tutti i campi del mondo del lavoro. E questo è uno dei temi su cui, a mio avviso, occorre passare anche dalla riflessione alla proposta, all'azione. Perché questa ripartenza dopo questi 2 anni così complicati non può riportarci alla società, alla situazione pre-pandemia, ma deve mettere al centro il tema del contrasto alle disuguaglianze, disuguaglianze territoriali, generazionali, disuguaglianze di genere come quelle che affrontiamo oggi. La pandemia ha acuito quelle disuguaglianze, le ha rese più evidenti, ma non le ha create. Quelle disuguaglianze esistevano già prima e noi non siamo stati in grado, a partire dalla politica, da chi come me temporaneamente riveste un ruolo all'interno delle istituzioni, di porre rimedio a quella criticità, a quel problema. Vale, come dicevo prima, nel mondo dello sport, perché ancora oggi ci sono sport che sono quasi esclusivamente appannaggio maschile, perché le donne, se praticano lo stesso sport degli uomini, vengono pagate molto meno. Pensiamo ad esempio a uno degli sport che conosciamo forse di più, e anche qui declinandolo molto spesso al maschile, il mondo del calcio. Nonostante gli ultimi sviluppi e le ultime conquiste, penso appunto al professionismo, ma le donne nel mondo del calcio vengono pagate infinitamente meno dei colleghi uomini.
forse ci siamo resi conto del talento, delle capacità delle nostre calciatrici solo dopo gli ultimi straordinari risultati, ma le donne devono davvero eccellere per farsi notare nel mondo dello sport. Non avviene così invece ai colleghi maschi, così come le donne che magari raggiungono risultati importanti subiscono quella sorta di violenza verbale, quei commenti sessisti a cui purtroppo quotidianamente assistiamo. Succede nel mondo dei social, che sono uno strumento importante, perché la rete è uno straordinario strumento che mette in connessione anche chi vive a chilometri e chilometri di distanza, ma è anche, diciamo, una prateria da questo punto di vista. E quindi molto spesso quando donne, atlete, sportive postano una foto, ricevono commenti che mai nessuno sognerebbe di digitare sotto una foto, un selfie di un atleta maschio. Così come se pensiamo talvolta anche al ruolo dei media, della stampa, nel comunicare quelli che sono i successi. Vi ricorderete tutti quando, dopo uno straordinario successo di tre atlete, se non sbaglio, del tiro con l'arco italiane, ci fu quel titolo che, diciamo, destò non poche critiche. Quelle atlete venivano definite non come atlete ma come cicciottelle, perché veniva schernito il loro aspetto fisico. Ecco, questi sono semplici esempi che però credo raccontino bene quanto ancora c'è da fare e quanto ancora c'è da lavorare. Molto spesso un atleta, la prima cosa che le si chiede è, ad esempio, come fa a coniugare vita privata col mondo dello sport, come fa a diventare mamma se lo vuole. Queste domande però, come sempre, nessuno si sognerebbe mai di farle a un atleta maschio. Ecco, questo racconta, purtroppo fotografa, quella che è ancora oggi la difficoltà che le donne che si cimentano nello sport incontrano. Allora io credo che si debba partire anche qua da una grande rivoluzione culturale e partire anche dalle scuole, perché noi dobbiamo raccontare alle bambine, alle future atlete di domani, se lo vorranno, e del presente, che possono avere e devono avere e lottare per avere le stesse opportunità e lo stesso rispetto che questa società porta a un atleta se si tratta di un atleta maschio. L'obiettivo è quello di veder riconosciuti gli stessi diritti a partire appunto da un trattamento economico molto più simile a quello dei colleghi maschi. Questo si ripercuote anche poi sulle tutele previdenziali per le giovani atlete, ma anche alla possibilità di avere diritti se una atleta donna decide di diventare madre, perché è inaccettabile, e anche qui lo voglio sottolineare, che ancora oggi si legga che magari ad una donna deve scegliere tra potersi affermare e poter proseguire la propria carriera e, per chi vuole, il desiderio legittimo di mettere al mondo una bambina o un bambino. Questo è veramente proprio poche pennellate, ma per raccontare quanto ancora c'è da fare e quindi quanto è importante anche che di questo se ne parli, perché la conoscenza, la consapevolezza, l'approfondimento è il primo passo poi per riuscire ad affrontare questo, che è un vero e proprio problema e che dovremmo affrontare tutte e tutti insieme. Io sono contenta che a questo tavolo e anche nel pubblico ci siano anche gli uomini, perché quando si parla di disuguaglianze di genere, discriminazioni e anche di violenza contro le donne, talvolta rischiamo di parlarne tra noi, come se questo fosse un problema nostro, invece io credo che questo sia un problema dell'intera società, perché poi è quella società che rischia di rinunciare al talento, alla capacità, alle straordinarie potenzialità che invece il mondo femminile può e deve avere il diritto di portare. Grazie. Grazie ancora all'assessora per le sue belle parole, grazie soprattutto, noi ci conosciamo da un anno e mezzo, giusto? Grazie soprattutto perché in questo anno e mezzo ho avuto modo di apprezzare il suo impegno sui temi che riguardano le deleghe a lei assegnate dal Presidente regionale, inclusa quella della parità di genere, e un impegno che lei ha sempre portato avanti con partecipazione, con entusiasmo, sempre. Abbiamo sempre apprezzato e avvertito la vicinanza dell'assessora e della giunta regionale nel suo complesso. Grazie. A questo punto abbiamo una serie di interventi programmati. Io credo che noi lasciamo lo spazio qui e magari ci sediamo in prima fila, e lascerei forse a Letizia di
di invitare i primi relatori. Allora continuiamo con la professoressa Eleonora Belloni, la discriminazione di genere nello sport in Italia, una lunga storia. Grazie. Provo a condividere un file. Scusate. Posso? Grazie. Grazie innanzitutto per questo invito che mi fa davvero piacere. Io vi porterò ovviamente attraverso un intervento molto breve, però un po' nella storia di lungo periodo di la discriminazione di genere e comunque delle difficoltà che hanno dovuto affrontare le donne nello sport. Partendo da una premessa, che tutto quello che diremo ci deve sempre ricordare che in realtà lo sport non è una cosa a sé, ma tutto quello che noi vedremo in realtà è nient'altro che uno specchio delle difficoltà che le donne hanno avuto nel lungo percorso di emancipazione e di conquista dei diritti, quindi semplicemente un punto di osservazione diverso di retaggi culturali e valoriali che riguardano però l'intera società. E un'altra premessa, io ovviamente ripercorrerò il percorso per quanto riguarda l'Italia, però va detto che l'intera vicenda del rapporto tra donne e sport è in qualche modo segnata da una macchia iniziale che è quella per cui il padre dell'olimpismo moderno, Pierre de Coubertin, affermava a fine Ottocento che lo sport femminile era, testuali parole, semplicemente poco interessante, antiestetico, impraticabile e in ultima analisi non auspicabile, riconoscendo la possibilità di una presenza delle donne solamente diciamo come elemento coreografico nelle manifestazioni di apertura o di chiusura delle competizioni olimpiche, oppure al di fuori dello sport olimpico, tutt'al più nell'educazione fisica. Per il resto, appunto, ogni presenza era a suo parere non auspicabile. Quello che io quindi ho cercato di fare è di ripercorrere ovviamente attraverso delle grandi periodizzazioni, quindi il percorso sarà necessariamente molto semplificato, quella che è la vicenda per quanto riguarda il nostro paese. Una prima fase, quindi una prima periodizzazione, è quella che va di fatto dallo Stato unitario alla fine della Prima Guerra Mondiale, e guardando diciamo alla società di fine Ottocento sappiamo che era una società di fatto dominata da stereotipi di genere che volevano la donna fragile, debole, sia a livello fisico che a livello psicologico, in più con canoni estetici che soprattutto per quanto riguarda le donne della media e alta società volevano appunto la donna pallida, emaciata, delicata, quindi tutto un quadro che mal si conciliava ovviamente con l'idea di un'attività fisica, soprattutto se svolta all'aria aperta.
Accanto a questo c'è l'idea che da subito viene associata allo sport di libertà, di conquista, di libertà anche spaziale, che ovviamente da subito porta a delle resistenze nell'approccio delle donne allo sport. Nonostante questo, però, alla fine dell'Ottocento inizia a farsi spazio una qualche idea che una forma limitata di attività fisica possa giovare dal punto di vista della salute alle donne, quindi sono considerazioni che rimangono comunque strettamente nel campo delle valutazioni di tipo igienico-sanitario o comunque eugenetico, però in questo quadro comunque si formano a fine Ottocento dapprima le prime sezioni femminili all'interno delle società ginnastiche maschili e poi anche le prime società femminili. In realtà però si tratta di un processo molto molto lento, un solo dato, un primo censimento di inizio Novecento su 128 società ginnastiche censite faceva vedere che solamente un terzo avevano una sezione femminile e solamente due erano quelle esclusivamente femminili. Quindi come vediamo un cammino molto molto lento e questo per quanto riguarda comunque l'attività appunto ginnica o comunque di educazione fisica. Per quanto riguarda poi lo sport inteso in senso moderno, diciamo secondo la definizione di Gutmann, il processo è ancora più lento. Di fatto fino alla prima guerra mondiale le uniche esperienze erano quelle di alcune donne che si cimentano in sport come tennis, golf, sport equestri, alpinismo e sono soprattutto donne dell'alta società la cui condizione di per sé in qualche modo conferisce loro una maggiore libertà di scelta. Ora ovviamente qui non ci possiamo soffermare su questo, però va considerato che in tutto questo quadro va valutato anche quel sentimento antisportivo o comunque di scetticismo che in generale i grandi movimenti di massa, socialismo e cattolicesimo, hanno inizialmente verso il movimento sportivo nascente. È ovvio che all'interno di questo quadro ancora maggiori sono le resistenze nei confronti dello sport femminile. Basti pensare alla Chiesa che continua a vedere nell'esercizio dell'attività sportiva una minaccia comunque alla purezza o alla moralità della donna. Ovviamente qui saltiamo, ci sarebbe tutta la vicenda del rapporto tra donna e bicicletta che è in qualche modo esemplificativa di tutte queste resistenze, ma ora andiamo un po' più veloci. Una seconda periodizzazione è quella che riguarda il periodo tra le due guerre e quindi diciamo sostanzialmente il lungo ventennio fascista. Non ci possiamo soffermare, ma tutti sappiamo il ruolo che ha avuto la Grande Guerra nel processo, nell'avvio del processo di emancipazione delle donne. E per rimanere un po' nel termine sportivo, potremmo dire appunto che la Grande Guerra rappresenta una palestra comunque di autonomia, di emancipazione anche e soprattutto economica per le donne. Sappiamo anche però che a tutto questo non segue un riconoscimento di diritti nell'immediato dopoguerra, se non quella legge Sacchi del 1919 che in parte riconosceva alcuni diritti civili, l'accesso delle donne alle professioni ma con alcuni distinguo e soprattutto eliminava l'autorizzazione maschile sulle transazioni pecuniarie che era stata fino a quel momento uno dei limiti maggiori all'indipendenza economica delle donne. Ma perché è importante ricordare il ruolo della Grande Guerra? Per evitare una lettura che spesso è stata data a livello storiografico del fascismo come una sorta di momento di frattura e quasi di punto di partenza dell'emancipazione femminile anche nello sport. Ricordare invece il ruolo della Grande Guerra ci aiuta a limitare questa lettura di frattura e a ricordare che in realtà tutto quello che avviene, se avviene, è perché si inserisce in un processo già in atto, innescato appunto dalla guerra. Per quanto riguarda il fascismo, qui ovviamente il discorso sarebbe molto complesso, però quello che c'è da dire è che
tutta la politica del fascismo riguardante lo sport femminile in qualche modo deve essere valutata nel quadro di una politica che intercetta a sua volta tutta una serie di altre politiche del fascismo, a volte anche contraddittorie tra loro, perché nella valutazione dello sport femminile si inseriscono ad esempio le politiche demografiche del fascismo e quindi ovviamente la considerazione della donna come madre, come regina del focolare, come procreatrice dell'italiano nuovo. C'è però poi la politica culturale e la politica educativa che invece in parte inserisce le bambine e le ragazze in tutto quel complesso di istituzioni che vengono create dall'Opera Nazionale Balilla ai gruppi universitari fascisti e che quindi ovviamente includono anche il genere femminile. C'è poi la politica sportiva in generale, che deve sempre cercare di conciliare da una parte appunto le esigenze della in qualche modo di coltivare lo sport dal basso, dall'altra però la presa di coscienza del valore dello sport, soprattutto dello sport spettacolo, come strumento di propaganda e anche di controllo delle masse. Quindi, detto tutto questo, che cosa succede in merito allo sport femminile? Sostanzialmente il punto di partenza del fascismo è che, e quindi in continuità anche con l'Italia liberale, qualche attività fisica, una qualche attività sportiva della donna è concessa, ma solo nella misura in cui questo si concilia con la funzione principale della donna, che rimane appunto quella della maternità. Quindi attività fisica sì, ma solo se questo giova alla salute, perché una donna più sana indirettamente significa una madre più sana e una madre più prolifica. Qui ho riportato una delle tante citazioni che si possono fare, una deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo dell'ottobre del 30, in cui appunto questo viene detto in modo molto chiaro. Interessante anche il riferimento in questa citazione alla Federazione dei Medici Sportivi, perché il fascismo tende a affidare in qualche modo alla scienza, in questo caso alla scienza medica, il compito di delimitare appunto i confini di quello che è ammesso e di quello che non è ammesso nell'accesso delle donne allo sport. Per quanto riguarda l'attività agonistica e quindi anche l'attività agonistica di vertice, appunto le poche concessioni che vengono fatte riguardano sport che proprio secondo la scienza medica erano ritenuti più consoni all'attività e alla struttura femminile, quindi anche in questo caso tennis, nuoto, atletica e poi per quanto riguarda gli sport di squadra pallavolo e pallacanestro. Qui però si inserisce un po' quello che è il paradosso della politica fascista, nel senso che lo sport agonistico, per quanto numericamente fosse comunque minoritario, cioè se andiamo a vedere i numeri, le donne che praticano sport a livello agonistico sono molto meno di quelle che lo praticano dal basso, però poi saranno proprio loro che finiranno per dare maggior risalto alla presenza delle donne nello sport. Basti pensare alle competizioni olimpiche, alle Olimpiadi di Amsterdam del 28, che sono tra l'altro le prime in cui le donne sono formalmente ammesse. L'Italia ottiene la medaglia d'argento con le ragazze della ginnastica artistica, ma soprattutto c'è la grande affermazione alle Olimpiadi di Berlino del 36 con la medaglia d'oro di Ondina Valla negli 80 metri ostacolo, e Ondina Valla che appunto viene accolta in patria trionfalmente, addirittura sia dallo stesso Mussolini che dal Papa. La vittoria viene celebrata sulla stampa, che per la prima volta quindi una donna riesce a togliere in qualche modo le prime pagine a un uomo sportivo. Ovviamente viene celebrata non come vittoria di Ondina Valla, ma come vittoria del regime efficiente anche dal punto di vista sportivo, però rimane il fatto che in qualche modo è una donna a portare ai vertici lo sport fascista. Così come rimane il fatto che senza dubbio queste affermazioni hanno contribuito a legittimare la presenza della donna nello sport, ma non l'hanno fatto per una precisa volontà del fascismo di fare questo, in qualche modo è un risultato non voluto e indiretto di appunto una serie di politiche contraddittorie del regime che non volendo portano però effettivamente ad una parziale legittimazione dello sport femminile.
E passiamo qui a tutta la vicenda del secondo dopoguerra, che forse è anche quella un po' più interessante, nel senso che è il momento in cui forse ci sarebbe attesi una svolta reale dal punto di vista della presenza e della fine delle discriminazioni di genere nello sport, ma come vedremo ora rapidamente non è esattamente così. Sostanzialmente le nuove istituzioni repubblicane delegano al CONI e agli enti di promozione sportiva la gestione della politica sportiva del paese. Dal punto di vista dello sport di vertice, quindi dello sport gestito dal CONI, c'è veramente poco nei primi anni dell'Italia repubblicana per quanto riguarda lo sport femminile, quindi come vedremo le maggiori novità si hanno invece proprio nel campo dello sport dal basso, dello sport popolare e quindi dello sport gestito dagli enti di promozione sportiva. Un dato che ci aiuta a capire quanto ancora ci fosse da fare: alla vigilia delle Olimpiadi del 60, un'indagine dell'Istat mostrava che i praticanti sport in Italia erano per il 91,8% uomini e per l'8,2% donne, quindi è ovvio che il percorso da fare era ancora lungo. In parte abbiamo detto il recupero del tema dello sport femminile avviene da parte degli enti di promozione sportiva e in particolare da parte della UISP, che nel 48, in fase appunto di costituzione, organizza ad esempio 3 manifestazioni di sport femminile che ho qui indicato ma su cui non ci soffermiamo. Anche in questo caso però la storiografia ha riconosciuto che in realtà la stessa politica della UISP non è priva di una qualche forma di ambiguità, almeno in questa fase, anche se comunque rappresenta sostanzialmente l'unico terreno di dibattito e l'unico terreno di discussione anche attraverso una rivista come Sport Popolare. Perché però viene riconosciuta ancora questo elemento di ambiguità? Ad esempio, queste che ho riportato sono alcuni dei commenti con cui veniva commentata la corsa al mare, appunto una delle manifestazioni che la UISP aveva promosso nel 1948. Sulla stessa stampa legata alla UISP, quindi comunque una stampa in teoria progressista. E si diceva appunto: vorrei dire a queste ragazze ansiose di calcare le orme dei Coppi e dei Bartali, si trattava di una corsa ciclistica, di non dimenticare di essere donne, giovani e belle. Le grosse fatiche non si addicono al sorriso e al fascino di una sia pur fiorente e orgogliosa esuberanza femminile. Oppure, più avanti, malignità, occorre stabilire se sono più adatte alle corse in bicicletta, le bionde o le brune. Oppure alle donne che partivano veniva chiesto: preferisce sposarsi o vincere la tappa? Come vediamo sono commenti che di sport hanno ben poco e che invece riproducono indirettamente una discriminazione evidente. Ma quello che dicevamo all'inizio, a ben vedere, è quello che succede contemporaneamente nella stessa società. 2 anni fa, nel 2020, è uscito un bellissimo testo curato dalla professoressa Patrizia Gabrielli, che si intitola Elette ed eletti, rappresentanza e rappresentazione di genere nella politica italiana, dove di fatto si vede come l'accesso delle donne alla politica e al Parlamento, con il riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo, appunto non sottrae, non segna il punto di arrivo, ma semmai il punto di partenza di un nuovo percorso da compiere. Perché? Perché si vede come ad esempio le donne in Parlamento vengono comunque giudicate sulla base del loro aspetto fisico, di come si vestono, della loro vita privata, spesso della loro vita sentimentale, e quindi è come se quel maschilismo fascista, che nei fatti era stato superato con l'acquisizione di un diritto riconosciuto giuridicamente, però poi appunto di fatto continua in qualche modo ad essere perpetrato attraverso una discriminazione appunto che non riguarda più la rappresentanza ma riguarda sempre però la rappresentazione. E lo stesso, come vediamo, è quello che succede appunto nello sport e nello sport femminile. Questo non significa che dei passi avanti non vengano fatti. Ora, io qui ho riportato vari passaggi su cui però non ci soffermiamo,
La cosa interessante da sottolineare è che, ad esempio, nella vicenda dello sport femminile, il 68, che pure, come sappiamo, insomma, apre a un periodo di riflessione, introduce nuovi modelli, anche educativi, anche formativi, dal punto di vista però dello sport e dello sport femminile, non segna una fase di rottura così evidente come in altri settori. È un po' come se il femminismo italiano continuasse a vedere nello sport una sorta di ambito monopolistico maschile e maschilista, e quindi dicesse: non interveniamo perché lasciamo questo settore agli uomini, invece di cercare di scalfire proprio in un settore così maschilista quelle resistenze che ovviamente poi riguardavano l'intera società. E quindi questo è un aspetto interessante che, ad esempio, distingue un po' l'Italia da altri paesi. Quindi, se delle novità, se dei progressi ci sono più dal punto di vista del piano pratico che non della riflessione teorica. Ad esempio, per rimanere sul terreno degli enti di promozione sportiva, manifestazioni come Corri per il Verde, Corri per la Salute, Vivi Città, che vengono appunto organizzate ad esempio dall'UISP, vedono in effetti una partecipazione crescente delle donne, cioè le donne partecipano in numero sempre crescente, partecipano da sole, partecipano con la loro famiglia, però è una partecipazione che in realtà avviene nell'ambito di quella riflessione sullo sport per tutti, dove quindi anche le donne in qualche modo rientrano in questo ampliamento, ma manca una riflessione sul modello culturale, sul modello valoriale che era alla base invece di una discriminazione ancora esistente. Un dato, un elemento per valutare quanto ancora a fine anni 70 di fatto rimanesse da fare: nel 1975 un decreto legge del Ministero della Sanità limitava per le donne la pratica sportiva di 19 discipline sportive. Non si sa bene nemmeno in base a quale considerazione, qui c'è appunto l'elenco. E per ritornare alla questione anche della comunicazione e della rappresentazione, nel 79 c'era un fatto che in qualche modo rappresentava una svolta, perché per la prima volta la Lega Calcio della UISP infrangeva un tabù e faceva arbitrare una partita di calcio maschile, una partita della categoria Piccoli Azzurri, ad una donna, Grazia Pinna. Però ancora una volta, se si vanno a leggere le cronache, si vede che di questa partita arbitrata dalla donna si dice che sicuramente Grazia Pinna era una bravissima madre, una bravissima moglie, però viene completamente ridicolizzata dal punto di vista appunto del suo ruolo di arbitro, perché si dice che non aveva capito niente delle regole del calcio, che aveva sbagliato tutto, però si conclude tutto sommato ha delle belle gambe. E quindi, come si vede, fine anni 70 con in mezzo la frattura del 68, eppure ancora siamo a questo punto. Per finire, mi avvio alle conclusioni, con l'avvio degli anni 80 effettivamente una nuova stagione si apre, a differenza di tutta la stagione precedente inizia una riflessione anche teorica e quindi che riguarda anche un po' il dibattito politico-culturale oltre che i fatti. Un momento di svolta da questo punto di vista è l'approvazione della Carta dei diritti delle donne nello sport da parte appunto dell'UISP nel 1985. Come vediamo, molti dei punti che conteneva andavano in qualche modo a rispondere proprio a quei limiti, a quelle discriminazioni che abbiamo visto in precedenza. Cancellazione delle norme discriminatorie presenti negli statuti federali, diritto alla libera scelta della pratica sportiva, che sembra un po' una risposta a quel decreto legge del 75, oppure ad esempio diritto all'informazione non discriminatoria, che in qualche modo appunto era una risposta ad una stampa che ancora continuava a dare una rappresentazione discriminatoria delle donne nello sport. Seguono tutta una serie di altri passaggi su cui non ci soffermiamo. Sicuramente però questa svolta degli anni 80 si vede anche da un punto di vista pratico, perché ad esempio ci sono alcune svolte importanti in discipline appunto considerate precedentemente critiche.
Nel 1985 la WISP promuove il primo campionato nazionale di rugby femminile, nello stesso anno la prima gara di spada femminile e poi via via nell'86 la Federazione Italiana Gioco Calcio Femminile confluisce nella FIGC e nell'88 la prima edizione del Giro d'Italia femminile. Per finire, nel 2008 si apre un percorso di ripensamento della Carta WISP del 1985 che porterà alla pubblicazione di Olimpia, Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport, nel 2011, che viene accompagnata da un allegato che in qualche modo fotografava la situazione dello sport italiano a quel momento tra luci ma anche ancora molte ombre. I dati che ho riportato e che ora non leggiamo evidenziano alcune di queste ombre, sicuramente la presenza delle donne ai vertici e quindi nelle cariche dirigenziali dello sport, questo era sicuramente uno dei limiti, ancora il permanere della discriminazione nella comunicazione dello sport femminile, ma anche ad esempio nell'accesso alle tifoserie o comunque nella considerazione delle donne nelle tifoserie. E poi ovviamente il grande tema che io non ho trattato ma che rappresenta uno dei grandi temi ancora aperti dello sport femminile, quello ovviamente del professionismo dello sport femminile. Concludo solamente con un'annotazione che gli stessi ritardi storici in qualche modo si sono riflessi anche nella storiografia dello sport femminile, perché se noi andiamo a vedere è solamente negli anni 80-90 che ci cominciano ad essere le prime ricostruzioni, le prime riflessioni anche da parte degli storici sul tema appunto dello sport femminile, ancora riflessioni comunque abbastanza isolate, e solo poco gli anni 2000 si hanno i primi lavori un po' più sistematici e anche le prime sintesi importanti, a partire ad esempio dal testo curato da Canella, Giuntini e Granata nel 2019. Uscirà a fine 2022, inizio 2023, un monografico della rivista Storia e Problemi Contemporanei che cureremo insieme alla professoressa Patrizia Gabrielli, in cui cercheremo di affrontare proprio uno dei temi che ho evidenziato, cioè questo tema del permanere della discriminazione nella, non tanto nella rappresentanza ma nella rappresentazione di genere nello sport, guardando soprattutto al periodo del secondo dopoguerra, perché se il periodo fascista è stato tutto sommato abbastanza studiato, il periodo invece che segue appunto alla fine della seconda guerra mondiale e quindi dell'Italia repubblicana è ancora un periodo che rimane da approfondire. E mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo la professoressa Eleonora Belloni per questa interessantissima presentazione, è veramente attuale, no? Tutto quello che è stato presentato. Sembra strano, ma si potrebbe dire anche oggi, sposarsi o vincere la tappa, si può fare anche tutte e due. Grazie davvero, e ora passo la parola al professor Giuseppe Segreto, dove parleremo di un altro problema della parità, quello che c'è nel giornalismo, i limiti del linguaggio come limiti del mondo, la comunicazione di genere nel giornalismo sportivo. Grazie. Va bene. Mi metto di là. Sì, prova? Non mi sentite? Mi sentite? Bene, grazie. Allora, è stato un passo avanti. È stato un passo avanti tecnologico. Allora, grazie. Buonasera, grazie dell'invito. Sono davvero contento di essere qui. Questo direi è il posto giusto e ci sono anche le persone giuste per affrontare questi temi. Ormai nella letteratura più recente, insomma, sulla comunicazione di genere, troviamo sempre le linee guida dell'Università di Siena per un linguaggio amministrativo e istituzionale inclusivo. È una pubblicazione dell'anno scorso, di fatto, però ecco, la troviamo sempre più citata nelle pubblicazioni, nella letteratura che affronta questi temi. Ovviamente in un evento organizzato anche dal WISP inevitabilmente siamo insieme alle persone giuste, sono stati già citati
dalla professoressa Belloni alcuni studi, alcuni documenti che l'UISP ha realizzato. Io ricordo il manifesto Donne, Media e Sport, che è stato promosso insieme all'Associazione Giulia Giornaliste e poi appunto alla Carta dei diritti delle donne nello sport dell'85. Siamo però nel posto giusto e con le persone giuste per parlare di questi temi, perché all'interno dell'università noi abbiamo un grande privilegio, che è quello di confrontarci con le giovani generazioni. E devo dire, i ragazzi, i ventenni che incontriamo nelle nostre aule tutti i giorni, da questo punto di vista hanno moltissimo da insegnarci. La generazione Z è quella che appunto è quella con cui si definiscono i ragazzi di oggi, è una gazzella sui temi dell'inclusione, mentre chi ancora ragiona, diciamo così, con categorie novecentesche rischia di fare diciamo la figura del brontosauro, e di sicuro agli occhi delle nuove generazioni così siamo, sono, chissà dove mi posso inserire io. Quello che vi riporto, insomma, ormai adesso nelle sedute di laurea, io tengo un insegnamento all'interno del corso di laurea in strategie tecniche della comunicazione, quando i ragazzi e le ragazze presentano le survey delle loro tesi, la premessa è: il campione è costituito da un 28% di maschi, il 32% sono femmine, poi c'erano un 4% di NB, il 2% di pansessuali, di fluid, eccetera eccetera, perché loro danno ormai per scontata diciamo questo rifiuto del binarismo e quindi la necessità di rappresentare le diverse i diversi generi. Altro diciamo elemento che vi riporto: ho ricevuto un paio di mesi fa la mail di una studentessa che io gestisco insieme ad altri colleghi un corso di laurea, cioè un corso post laurea, un master, quindi un corso di alta formazione, e questa studentessa ci teneva a segnalare le battute sessiste, la riproposizione di stereotipi di genere, insomma gli esempi non proprio calzanti di uno stimato docente durante la lezione. Quindi abbiamo dovuto anche in termini di diciamo nell'ambito del consiglio direttivo affrontare questo tema. Quindi insomma una sensibilità che ormai possiamo dare per acquisita, e che appunto, ripeto, sarebbe bene insomma tenere conto di questa sensibilità, perché non la ritroviamo in molte altre categorie. Non so non so voi, insomma, ma i miei social media, il mio Twitter nel corso del weekend era letteralmente pieno di commenti rispetto a quell'intervista che una imprenditrice del settore della moda ha rilasciato nell'ambito di un evento qualche giorno fa. Letteralmente si parlava quasi solo di questo, insieme, devo dire, a molte critiche che sono venute da Rimini, di certe denunce di molestie, di molestie letteralmente, in occasione del raduno degli alpini. Quindi ecco, questo tipo di sensibilità non la ritroviamo, ripeto, in molti contesti. Per venire diciamo al mondo sportivo, che è quello di cui parliamo oggi, diciamo così, non sono solo poche le donne ai vertici delle federazioni sportive, l'abbiamo visto anche prima, ma sono proprio poche anche le donne ai vertici delle stesse società sportive, e il governo
prevalente maschile delle federazioni negli ultimi anni, diciamo così, non ha certo dato il buon esempio. Mi riferisco ovviamente alle parole di uno dei massimi dirigenti della Lega Calcio nei confronti del calcio femminile e soprattutto delle calciatrici, parole che qui, per pudore e per rispetto della sede in cui ci troviamo, evito di riportare. Però ecco, il mio intervento è incentrato sui media, è quello di cui mi occupo, e devo dire che se allarghiamo lo sguardo al settore dei media, ci sono molti chiaroscuri, eppure chi per mestiere comunica dovrebbe stare molto attento nello scegliere le parole e le immagini per raccontare il mondo dello sport, e dovrebbe essere consapevole, insomma, della responsabilità che ha, delle ricadute sociali e culturali che i testi che produce avranno. Le parole, ma anche le immagini, i gesti, i toni di voce, insomma, ecco, questa rinnovata sensibilità sul linguaggio inclusivo il più delle volte si incentra sul linguaggio amministrativo, sul linguaggio verbale, sull'italiano scritto. In realtà sempre di più dobbiamo cercare di allargare diciamo questo tipo di attenzione a tutti gli indici della comunicazione verbale e non verbale. Insomma, ecco, un'immagine, un gesto, una campagna di comunicazione possono essere sessiste anche molto di più rispetto all'uso di una declinazione o insomma all'uso di determinate forme grammaticali. Ripeto, la comunicazione influisce sul modo di vedere e di pensare la nostra realtà e le persone che la abitano. Nel caso del giornalismo sportivo, noi assistiamo ad una commistione di generi. Difficilmente il giornalismo sportivo parla solo diciamo delle performance, diciamo così, agonistiche, insomma della performance sportiva delle atlete. Il più delle volte a questa parte agonistica si associa qualcosa che sta a metà strada fra il gossip e lo spiare dal buco della serratura. Basta vedere certe fotogallerie in occasione di alcuni eventi sportivi, fotogallerie che fanno razzia il più delle volte dei profili Instagram delle atlete, e si vanno a scegliere stranamente le foto estive, le foto in costume, le foto con diciamo le spiagge esotiche. Foto che sembrano scelte apposta per confermare un certo immaginario erotico da Italietta degli anni 70. Immagini che non aggiungono niente al racconto sportivo, ma che la dicono invece lunga sulla deriva voyeuristica di certa stampa, in cui le atlete, per l'appunto, vengono raccontate sulla base di valori aggiunti come la bellezza, lo stile, il fascino, e non tanto e comunque non solo per i loro risultati agonistici. Se a questa cifra stilistica complessiva aggiungiamo i tic e i pregiudizi linguistici, ecco, può venirci in soccorso uno studio recente dell'Osservatorio di Pavia, che è un istituto di ricerca indipendente specializzato nell'analisi dei media, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Lo studio è curato da Monia Azzalini e riprende in gran parte lo schema teorico e metodologico utilizzato dalla famosa linguista Alma Sabatini. Alma Sabatini negli anni Ottanta realizzò due ricerche sul linguaggio dei media, in cui mise in evidenza appunto come i media italiani, in riferimento agli anni Ottanta, ma insomma vedremo degli esempi recenti, ahimè la situazione non è molto cambiata, i media italiani, diciamo, soffrono di un generale androcentrismo, sono appunto parole della Sabatini, e da una serie di specifiche dissimmetrie fra le parole e le espressioni usate per riferirsi alle donne
e parole ed espressioni usate per riferirsi agli uomini. Ora, dal lavoro della Azzalini viene fuori un vero e proprio bestiario del sessismo linguistico nel giornalismo sportivo. Riporto solo alcuni esempi. Vabbè, ovviamente si usano i nomi maschili riferiti a gruppi di donne e uomini con valore generico, cito dalla Gazzetta dello Sport, 18 maggio 2020, si chiama A Casa con Gazzetta, la nuova iniziativa dei nostri profili social per tenervi compagnia in questi giorni. Vi faremo entrare nelle case dei campioni di oggi e di ieri e sarete voi a rivolgere le domande partecipando alla diretta. Non erano solo campioni, c'erano anche le campionesse che però non sono state citate. Altro esempio, ANSA, 17 marzo 2020, il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi. Mancano qui le atlete. Poi un fenomeno, pure molto presente, e il fatto che le stesse donne il più delle volte abbiano interiorizzato quest'uso del maschile. Corriere dello Sport, una atleta, Dorothea Wheeler, si sfoga: noi atleti siamo degli oggetti. Quindi non è solo una questione di interiorizzazione di questi stereotipi di genere, ma molte persone, anche donne, ritengono che il proprio ruolo professionale declinato al maschile abbia più prestigio. E un altro caso, non preso dal mondo dello sport ma da quello dello spettacolo, riguarda Beatrice Venezzi, che è una direttrice d'orchestra, ma che nel corso di Sanremo 2021 ha chiesto di essere appellata come direttore d'orchestra, perché questo chiaramente dal suo punto di vista le dava un'autorità, uno status più alto. Ritroviamo sempre negli esempi tratti dalla stampa e dal giornalismo sportivo, molto spesso l'uso del modificatore donna. Calcio, follia in campo, questo è un titolo di itasportpress.it, arbitro donna sedicenne aggredita. Si poteva usare benissimo la parola arbitra sedicenne aggredita, perché è proprio la grammatica italiana che consente di declinare al femminile le professioni. Esistono le ministre, esistono le ingegnere, le avvocate, le architette, le assessore e persino le arbitre. Ecco, è solo una questione di abitudine nel citare o meno questa declinazione femminile delle professioni. Altro esempio, l'uso di prenomi, titoli e appellativi diversi per donne e uomini. Traggo questo esempio dal giornale, 18 marzo 2020, Lady Rugani svela: sono incinta ma ora ho paura per via del coronavirus. Chi è Lady Rugani? Non lo sappiamo. È Michela Persico, è la compagna del difensore della Juventus Rugani, che svela quello che svela. E poi ci sono gli aggettivi diversi per uomini e donne. Sempre un esempio tratto dal giornale: Ronaldo ha postato su Instagram una foto con la sua bella fidanzata. Insieme hanno festeggiato il compleanno. Ronaldo, il fenomeno, è stato sicuramente uno dei giocatori più forti della storia. E quindi Selina Lox, che è appunto la compagna, la fidanzata di Ronaldo, di lei si parla a proposito della bellezza, più avanti nell'articolo anche della sua giovane età. Invece di lui vengono messe in evidenza la bravura professionale. Un altro esempio di questo tipo, ancora una stagione da urlo per Dorothea Wheeler, un'annata impreziosita dai due ori e un argento individuali ai mondiali di Anterselva per la splendida fuoriclasse di Brunico. E qui io proprio vedo la bava alla bocca di questi giornalisti, immagino sessantenni, che hanno scritto questo articolo. Diminutivi e vezzeggiativi usate per le donne e non per gli uomini. Esempio del Corriere della Sera: tra le gigantesse del Grande Nord c'è la puffetta azzurra che abbraccia le rivali al traguardo con sportività.
che si poteva dire benissimo le giganti e non gigantesse. Ricordiamo che Puffetta è l'unico personaggio femminile di una serie animata popolata da soli maschi, e qui il vezzeggiativo affettuoso evoca sì tenerezza, ma anche inevitabilmente subalternità. E poi diciamo la categoria di esempi che, e quindi si parlava molto di lei, il Corriere della Sera nel febbraio del 2020 ne parla così: Dorotia, perle blu ai lobi e mascara da combattimento, solo il sorriso alla fine un po' meno smagliante, l'azzurra e la lepre che corre per non farsi riprendere, è un corpo a corpo tra donne alfa. Quindi in poche righe troviamo condensate molte delle modalità discorsive stereotipizzanti e sminuenti individuate da Alma Sabatini. Quindi abbiamo la metafora bellica, il corpo a corpo, abbiamo la metafora venatoria, l'uomo, cioè la lepre, quindi la relazione uomo-donna che viene definita come relazione cacciatore-preda. Abbiamo l'attribuzione alle contendenti in gara di caratteristiche maschili. Alfa è un epiteto usato per definire uomini aderenti a un modello tradizionale di verità. E poi i dettagli sugli orecchini e il trucco, che sono del tutto inessenziali rispetto alla notizia. Quindi il fatto che la lingua italiana abbia le strutture grammaticali funzionali a nominare le donne in modo paritario rispetto agli uomini, e che questo invece non avvenga, è perché vi è inevitabilmente una certa resistenza culturale a fare dell'italiano una lingua davvero paritaria e inclusiva, che poi appunto quando si parla di lingua si parla di cultura, si parla di valori, e quindi il patriarcato ce lo abbiamo ancora bello e forte, diciamo, nella nostra società. È una resistenza che però dobbiamo combattere, lo dobbiamo combattere come uomini, come donne, come giovani, come docenti, dobbiamo fare ciascuno la nostra parte. Ecco, e qui ecco, spiego un po' la citazione che ha dato il titolo al mio intervento. È una citazione di Wittgenstein del Trattato Logico Philosophicus, che appunto a un certo punto dice: i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. In effetti appunto una lingua è più che un mezzo di comunicazione. Attraverso la lingua, le lingue che usiamo, i registri soprattutto linguistici, noi definiamo il nostro mondo, e il nostro mondo, comprese le nostre identità, è delimitato da esse in una relazione che è dinamica e parzialmente mutevole nel corso del tempo. Si dovrebbe richiamare qui anche, diciamo, un'ipotesi formulata da due antropologi e linguisti statunitensi, Edward Sapir e Benjamin E. Whorf, la famosa ipotesi Sapir-Whorf, secondo cui è la lingua a influenzare una certa visione del mondo e non viceversa, no? Quindi fin dall'infanzia la lingua ha proprio questa funzione di costruire le nostre identità. Parlando una lingua ci identifichiamo con una comunità, la quale a sua volta ci identifica come parte o non parte di essa. A sua volta la lingua definisce i confini culturali entro cui si fondano le nostre identità, comprese l'identità di genere. Si può quindi e si deve continuare a fare quella che in ambito semiotico negli anni 70 e 80 si chiamava guerriglia semiologica. Dobbiamo combattere questi pregiudizi linguistici, dobbiamo smascherare gli stereotipi di genere, dobbiamo cercare di infrangere questo rapporto da specchio a doppia faccia che abbiamo visto operare nel giornalismo sportivo, dove abbiamo i lettori che da una parte si rispecchiano nelle narrazioni dei giornali e i giornali che dall'altra continuano a costruire per i lettori narrazioni che ne rispecchiano gusti e attese. Si deve fare, si può fare, è a costo zero. Basta guardare con occhi nuovi le parole che scriviamo tutti i giorni e che per abitudine trascuriamo. Grazie. Grazie al professor Giuseppe Segreso. E ora passo. Allora, io sono Lorenzo Mani, presidente regionale dell'UISP, ma volevo introdurre Nicola Porro.
che è stato non solo presidente della UISP nazionale, ma in particolare è stato docente di sociologia dello sport all'Università di Roma, all'Università di Cassino. Ha scritto dei libri interessantissimi e quindi ho piacere di averlo qui e gli do la parola. Nicola. Nicola, Nicola, scusami ma c'è un problema di audio, nel senso che non ti si sente, come te non sentivi noi, noi non si sente te, e non so come si può risolvere il problema, non so se esiste un meccanismo che permetta di risolverlo. No, ti sento solo io in sottofondo. Abbi pazienza, Nicola. Non si può. Quindi anche l'altro, poi dopo quando è presidente nazionale, uguale. Tiziano, vuoi provare te a parlare? È uguale. Ragazzi, rischiamo di perdervi tutti e due e mi dispiace. Allora, dell'università, perché probabilmente io non sono del luogo. Allora, intanto possiamo dare la sì, però non vorrei anche loro. Nicola, stiamo cercando di risolvere il problema in qualche modo e intanto così ci anticipiamo almeno. Va bene, mentre stiamo cercando di risolvere il problema, Nicola, ti prego di aspettare un quarto d'ora che si fa parlare una ragazza mentre troviamo un tecnico. Va bene, Nicola? Ok? Scusa, Nicola. Passiamo alla prima esperienza diretta di atleti e dirigenti sportive con l'intervento della dottoressa Manuela Claissé, responsabile UISP nazionali di politiche di genere e diritti. Grazie tanto. Salve, buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie. Devo dire che insomma è una bellissima occasione di confronto e si sente rimbombo moltissimo, vero? Devo stare più lontana, cioè qua tra quelli che ci sentono e non ci sentono. No, parlare della mia esperienza, di un'esperienza da dirigente della UISP, devo dire che mi fa ripercorrere molte delle cose che diceva in maniera molto interessante la dottoressa Belloni, perché ha parlato molto di UISP. Alcune caratteristiche che vorrei però un po' ricordare. La UISP è nata proprio in forma mista e non è da tutte le associazioni. E quindi ha iniziato quelle attività che anche lei ci ricordava, proprio come anche un'occasione di socializzazione, di incontro, che è una cosa fondamentale. Poi tutti i limiti, per carità, ci sono, se, come si ricordava, ancora oggi i giornalisti e i giornali ci parlano di sport in un certo modo, appunto parlare della nostra arbitra, appunto di Maria Grazia Pinna o appunto in altre situazioni. Però è vero che lo sport è rimasto per molto tempo quell'ambito molto maschile, è un mondo a sé, io ogni tanto dico questo, proprio perché è come dire, da De Coubertin che ci diceva le cose che ci ha ricordato anche lei, appunto forse non ce l'hanno fatta alcune grandi pioniere a cambiare quelle cose. Io ricordo che Alice Migliat è stata la donna che ha inventato le Olimpiadi per le donne e quindi a un certo punto si è anche dovuto arrivare ad un accordo e De Coubertin ha aperto una serie di attività. Però
al di là degli aspetti storici, quindi ancora lo sport del nostro paese e non solo il nostro paese paga in un qualche modo questa situazione. Vi segnalo un materiale che secondo me è molto interessante, che si chiama Capitane Coraggiose. Come WISP abbiamo realizzato questa, si sente? Però laggiù sentano. Ok, mi risposto. Spero. Vado di là. Vai là. Dai, Emanuele. Un po' di movimento così. Va meglio così, mi sentite? Perfetto. Allora stavo dicendo appunto questo materiale che abbiamo realizzato come WISP, che si chiama Capitani Coraggiosi, è stato un documentario svolto in occasione del nostro 70° e che raccoglie la storia di alcune grandi dirigenti, alcune grandi donne che hanno probabilmente segnato quel cambiamento. Forse non sono state le grandi atlete, però appunto Maria Grazia Pina ne è un esempio, è stata la prima arbitra. Adesso, tra l'altro, anche recentemente è stata riscoperta la sua storia proprio alla luce delle grandi arbitre che finalmente stanno appunto arbitrando i nostri grandi incontri a livello internazionale. E l'esperienza di un'associazione come questa è stata quella della sottoscritta appunto di far parte di una riflessione molto importante che ha in un qualche modo toccato la nostra storia. E io penso che come associazione siamo stati i primi anche ad avere delle quote, delle norme antidiscriminatorie da fino dal 90. Lo so che non ci piacciono tanto, ma sono state l'unico modo per entrare, per far entrare donne all'interno dei gruppi dirigenti. Guarda caso, il Comitato Olimpico Internazionale ha chiesto che tutti i comitati olimpici come il nostro si sono dovuti adeguare, e nelle elezioni svolte appunto lo scorso anno le parti elettive dovevano avere perlomeno un terzo del genere uno rispetto all'altro. Molto spesso sono più le donne. Però guarda caso, la Carta Europea dei Diritti delle Donne e dello Sport dà degli esempi interessanti. Ad esempio il fatto che in alcune realtà ci sia anche l'alternanza tra le cariche e che ci siano anche in taluni casi appunto presidente e vicepresidente di genere diverso. E anche quello un modo può essere davvero utile come WISP questo tipo di situazione. Ma al di là della scelta fatta nel 90, la carta ha continuato ad essere un nostro punto di base di lavoro. Quindi abbiamo cercato di sviluppare determinati aspetti, cercando appunto di vedere quali possono essere le varie attività. Appunto, come lei ricordava, si parla di promozione dello sport. Teniamo presente che noi siamo ancora oggi un paese soprattutto di sedentari e di sedentarie. Quasi il 40% della popolazione italiana dai 3 anni in su non fa nulla. Questa è la grande sfida del mondo sportivo. Cioè, se noi non riusciamo a cambiare questo tipo di situazione, non andiamo da nessuna parte. E se andiamo anche a prendere i dati, che come CONI, federazioni e discipline sportive associate vediamo, ci accorgiamo che i numeri sono molto bassi. Quindi che sfida mettiamo in atto perché dobbiamo dire qual è il valore sociale di fare sport, inteso come prevenzione, socializzazione, incontro, tutte le cose che abbiamo detto qua. È probabilmente anche una questione di scelta anche politica e anche di scelta di appunto delle varie istituzioni, quindi questo crediamo che sia un esempio molto importante. Avere fatto determinate anche azioni molto concrete ha aperto la strada, credo, anche ad altri, così come il tema appunto che si diceva prima del linguaggio, del rapporto con il giornalismo, non è indifferente. Ricordiamoci che il Circolo Aniene ha cambiato la propria situazione, Circolo Aniene, circolo storico come altri, che appunto prevedeva solamente soci uomini, le donne appunto soci onorarie, ma non entravano all'interno degli organismi dirigenti, e questo è uno degli aspetti. Ha cambiato la propria situazione dopo una Repubblica che ci presenta una fantastica, insomma, indagine in questo senso e mette sotto gli occhi di tutti questo tipo di situazione, e quindi hanno dovuto cambiare. Credo che appunto questo tipo di cambiamento possa essere messo in atto solo se abbiamo qualcuno che fa da van scoperta, apripista, e credo che la WISP abbia fatto questo con tutti i limiti del caso, ma il fatto che appunto che aver riconosciuto per prima una serie di discipline, le ragazze del rugby è nato fino al 92 nella WISP, altrimenti non erano riconosciute, quindi il grande rugby, che è uno degli sport più attento tra l'altro alle situazioni delle varie persone, quindi il terzo tempo, appunto un rispetto importante, non era così, e posso garantirvi che quando si andava a giocare al CUS di Ferrara
le donne insomma non dovevano neanche toccare quel campo importante, perché ovviamente è un campo insomma che era sempre stato insomma, calpestato dagli uomini e le donne, quindi però culturalmente le cose sono sicuramente cambiate, quindi un impegno continuo, un lavoro che ci deve vedere e soprattutto insieme ad altri soggetti. Io credo che la grande capacità di questa associazione sia stata quella di essere in qualche modo trasversale, di aver fatto un lavoro con il mondo più agonistico, ma con vari soggetti, da realtà del terzo settore, da associazioni, penso tutto il percorso con Giulia, che in un qualche modo ha porta di cambiamenti, quindi questo deve essere assolutamente da mettere in atto. C'è un tema però, uno che è tutto l'aspetto invece più culturale. Questo paese ha ancora molto da imparare. Io mi trovo molto nelle cose che diceva prima il professore, per un motivo: i ragazzi e le ragazze ci chiedono uno sport completamente diverso, probabilmente appunto non binario, lo sport invece ragiona maschile e femminile in categorie, e soprattutto forse ci chiedono meno competizione. C'è una ricerca presentata recentemente proprio in Emilia Romagna, io sono di Ferrara, scusatemi, in Emilia Romagna, che appunto ci diceva la difficoltà che i ragazzi e le ragazze hanno trovato e che trovano, soprattutto anche in questi anni non facili, il fatto che è una competizione continua in tutti gli ambiti. Può essere nella scuola, nell'università, tra gli amici e le amiche, cioè c'è quello, devi essere al top nello sport. Probabilmente dovremmo capire anche noi come mondo sportivo come essere in un qualche modo più attenti e anche fare delle proposte che già nella carta avevamo avanzato, tutto il tema che riguarda l'attività più mista, l'importanza anche del gioco, di pensare degli sport più destrutturati, posso usare questo termine, quindi di rivedere delle regole. Il bello degli enti di promozione sportiva, appunto, come il nostro, è proprio questo, quello di rivedere le regole per dire si può fare in una maniera diversa. Obiettivo: che più ragazzi e ragazze facciano sport, che più donne facciano sport. Noi stiamo vivendo un momento molto particolare, che è quello del Covid. I nostri dati ci dicono che purtroppo sono le donne che stanno facendo più fatica a ritornare a fare sport. Soprattutto penso alle donne più anziane, quelle che molto spesso non sono abituate a avere dei momenti di attività fondamentali. La WISP fa fare attività a 360 gradi, prenatale, diciamo così, quindi tutti i percorsi appunto delle donne in attesa, fino ad arrivare a 90 anni ed oltre. Vedere che appunto giovani in modo particolare e le persone anziane sono quelle che hanno avuto più difficoltà con la situazione del Covid. Che tipo di azione mettiamo in atto per questo? Allora, bene, ritornare a fare anche l'attività sotto casa, vicini, nei piccoli spazi, portarli fuori all'aperto, grande insomma cosa che ci ha insegnato il ritorno, appunto fare l'attività all'aperto, ed è importantissimo, e si può fare anche andando a fare gruppi di cammino, ginnastica e quant'altro, quindi questo è sicuramente una parte importante. Vengo a un tema che ovviamente riguarda in modo particolare lo sport femminile, del tema che riguarda la discriminazione e le difficoltà che si dicevano prima. È vero, siamo in un anno particolare, in periodi molto particolari, lo sport femminile mai è stato così visibile come adesso. Questa conquista è una conquista, è un passo importante, quello del professionismo, però aveva ragione l'assessora prima, Alessandra Nardini, a ricordarci che è una minima parte, è un piccolo pezzo. Importante per quello, ma bisogna capire come, appunto, perché altre discipline no. Ricordiamoci che il professionismo riguarda solo uomini, fino adesso, quattro discipline, calcio, di fatto Serie A, Serie B, Serie C, passatemi, quindi dalla Lega Pro non se ne parla neanche, e il basket a livelli altissimi, il ciclismo, anche in questo caso sempre a livelli alti, e il golf. Punto. Cioè, noi siamo in un paese che non si accorge che invece questo tipo di discriminazioni ci sono anche per gli uomini, perché alla fine credo che ci sia anche questo tema, e il fatto di dire bene, quali sono le tutele e i diritti? Altra cosa, se pensiamo alle atlete, grandi risultati da quando siamo entrate praticamente nell'ambito dei corpi di Stato, dell'esercito, eccetera, che risolvono un problema. Però probabilmente bisogna fare un ragionamento, e c'è un'occasione, che è quella appunto anche dei decreti e delle riforme dello sport, che riguarda tutto il tema del lavoro nello sport e come riconoscere quelle figure, perché siamo tutti molto contenti e contente quando ci sono i risultati, bisogna far sì che questi risultati siano accompagnati. Allora, è sicuramente una riforma difficile, pesante, che però questo paese bisogna capire come accompagnare, soprattutto il mondo sportivo, far sì che questa cosa venga appunto tutelata. Sono tutele, sono diritti,
adesso appunto ci scandalizziamo quando capitano i casi alla Laura Lugli, cioè, però di tantissime altre giocatrici simili ce ne sono, e quindi non possiamo stare al buon senso e all'attenzione di qualcuno e non fare appunto dei passi importanti. Quindi credo che quello ci sia. Dal punto di vista culturale, l'impegno deve essere quello appunto di destrutturare, come dicevamo prima, e di far sì che, come dire, forse con un lavoro che deve raccogliere le società sportive, e come WISP ci siamo, le famiglie stesse, e di pensare che appunto lo sport debba essere quello che uno e una hanno voglia di praticare. Quindi toglierci una serie di stereotipi, perché appunto ci sono le ragazze che hanno voglia di giocare a calcio, è giusto che giochino a calcio, che ci sia anche una forma che non sia appunto solo performante, ma che appunto si giochi appunto nei campetti di paese senza nessunissima difficoltà, così come per i ragazzi dire che si faccia danza o altri sport che ancora dal punto di vista stereotipanti, cioè appunto hanno caratteristiche insomma legate al sesso, perché il nostro tema è ovviamente con lo sport, cioè abbiamo il corpo al centro, quindi una grande attenzione per questo, con un lavoro soprattutto anche di formazione e di educazione rivolta soprattutto a dirigenti e alle figure in un qualche modo che ci accompagnano. Quindi questo è il lavoro. Come associazione faccio un'ultima battuta, quindi la carta per noi continua ad essere un ambito di lavoro continuo, e siamo l'associazione che anche su tutto il tema dei diritti LGBT ha fatto delle scelte. Noi abbiamo messo in campo appunto un tesseramento alias, perché crediamo che anche quello sia un tema con cui confrontarci, quindi fare ad apripista anche in questo senso. Mi rendo conto che appunto si aprono altri problemi, ma se seguiamo quello che ci dice il CIO ci dice che appunto anche le persone trans possono fare attività rispettando determinate regole, e questa associazione ha avuto anche il merito appunto di essere un esempio anche per appunto aprire anche questo tipo di aspetti. Quindi, come dire, da dirigente di un'associazione che appunto parla di diritti, che parla di politiche di genere, credo che la WISP abbia saputo mettere in campo una serie di scelte che possono essere misurate, valutate, criticate assolutamente, però siamo sicuramente un esempio che crediamo e dobbiamo essere anche seguito dal mondo federale, dal Comitato Olimpico, e crediamo che questo sia uno dei nostri anche conquiste. Grazie mille. Grazie. Sentiamo se Nicola puoi provare? Nicola, ti sento solo io, porca miseria, io non so come mai. Tiziano, prova te? Ti sento solo io qui. No, perché... Ma come si può fare? Anche te uguale, anche te uguale, non ti si sente nemmeno te. A meno che non l'abbia silenziato da là. Se si mette. Ce l'ha l'audio. Ma non capisco, si sente solo dal computer. Il collegamento. Si sente dal computer, le casse, devo mettere il microfono nelle casse, vicino alle casse. No, ma non si sente neanche dal computer, è interno. Si sente. Infatti no. Volevo capire se c'era. No, non c'è. Vieni da qui. Vieni dal computer. No, vieni dal microfono. Da qui. Vieni da questo. Volume qui dov'è?
so fare di tutto, dai. Il volume è il massimo. No, qui apparentemente funziona tutto. Comunque seguiamo il programma. Dove lo vedi? Non so se so fare sì, un altro intervento, io passerei. Cioè, ma c'è un video? No, ma comunque continuiamo. In che senso? Con la dottoressa Elena Calzeroni. Atleta lancio del disco, quindi abbiamo una discopola, anche se la statua che abbiamo al Louvre è il discopolo, però allora, preparatrice atletica FIR, allenatrice nazionale secondo livello FIDAL, dirigente tecnico ASD dell'AB SSD SRL. Buonasera a tutti. Allora, il mio intervento sarà brevissimo in realtà. Io vorrei porre l'attenzione su quanto la discriminazione, secondo me, in Italia avvenga, come già la dottoressa Claisse ha un po' accennato, a livello sportivo. Perché in Italia lo sport a livello di strutture, di organizzazione, di cultura, se vogliamo utilizzare un termine così a 360 gradi, non è il terzo mondo, è il quarto, forse anche il quinto. Quindi la sensibilizzazione, secondo me, che di base è necessaria per poter poi passare ad un upgrade, a un livello 2.0, è quella dal punto di vista di sport a 360 gradi, perché in Italia, appunto, come si è già detto, il professionismo è previsto soltanto per gli uomini, ma più che altro solo per alcuni sport che per il 90% sono business. Quindi c'è professionismo dove c'è business. Il calcio rappresenta, diciamo, il massimo, no, esponente di quello che vabbè, se voglio fare del mio sport una professione, spero di essere uomo e di giocare a calcio. Se sono un cestista, provo a cavarmela. Se sono donna, spero di rientrare in qualche gruppo sportivo militare, come veniva già enunciato poc'anzi, ma qual è la possibilità di riuscire attraverso i propri risultati a far parte di un'elite di questo tipo? È complicato, è duro. Le strutture, è bello parlare di successi eclatanti, anche delle ultime Olimpiadi, di sport che nessuno conosceva, è romantico dire, ma hai visto, si vince anche se ci si allena negli scantinati. Sì, ma sì. Scusate qualcosa. Vabbè, su scantinati il microfono ha avuto un sussulto. Però sarebbe decisamente più bello, come cartolina di benvenuto del nostro bel paese, se i risultati sportivi arrivassero sì per i meriti individuali di atleti e di atlete, ma anche perché il bel paese si pone come obiettivo quello di rendere lo sport praticabile a 360 gradi dai 3 ai 90 anni e far sì che atleti ed atlete non risultino dei romantici pionieri di un passatempo che qualche volta hanno l'ambizione di trasformare in lavoro, bensì una costante, virgola. Per tornare alla discriminazione di genere, io mi ritengo fortunata da atleta, perché nell'atletica leggera personalmente non ho vissuto momenti di discriminazione, se non fosse altro per la mia passione per i lanci,
che tendenzialmente sono visti come disciplina maschile. Io mi ricorderò sempre mia nonna, santa donna, che quando le dissi che non facevo più salto in alto, bensì lanciavo il disco, mi disse: Elenina, ma una cosa più da femmine? Dissi: nonna, a me il salto in alto piaceva molto, ma sono 1,80 m per 90 kg, è complicato valicare un'asticella, insomma, con leggiadria. Madre natura ha deciso così e il disco mi piace proprio tanto, no? Quindi una sorta di discriminazione che non è tanto della realtà sportiva quanto di quella cultura di cui abbiamo parlato fino a poco fa. E storicamente la dottoressa Belloni ha detto che appunto ci sono stati dei manifesti dove indicavano le discipline che le donne si potevano permettere di praticare, ma viceversa, se stessimo parlando degli uomini, un uomo che danza o che ama qualche disciplina, no, di stampo culturalmente femminile, insomma, viene magari non discriminato nella più felice delle ipotesi, però sicuramente guardato un po' storto, no? Inizialmente. Per cui, più che altro, ecco, io ho ravvisato una problematica di visione, no? Un po' cieca che ancora abbiamo, però piano piano questa la si può superare, secondo me. È tanto, tanto collegata a quello che ai canoni, agli stereotipi che la società ci impone, per cui tante volte io sono anche socia di una società sportiva, una palestra che comunque promuove sport agonistico e non, capita sempre che la ragazza arrivi e dica: voglio tonificare, voglio avvicinarmi allo sport, mi raccomando che non si vedano troppi muscoli. E questo fa pensare, no, che la donna deve essere bella, perché deve essere bella, ma non troppo muscolosa, perché altrimenti poi magari batte in panca il compagno, è più troppo forte, no? Quindi credo che sia una problematica più che altro di quello che la società come modelli impone. Per quanto riguarda l'interessante parentesi del femminile e del maschile, no, della nostra grammatica italiana, io riconosco che non ho mai dato peso al genere in questo senso, e io quando mi presento, cosa fai? Sono preparatore atletico, e mi viene naturale farlo, ma come mi viene naturale dare del tu alla signora di 80 anni che viene in palestra per sopperire ai dolori di vecchiaia, no? Io dico sempre, la giustificazione che do a me stessa e che do agli altri è quella di dire: il rispetto si guadagna sul campo attraverso quello che si fa, attraverso quello che si cerca di trasmettere, e non do, magari sbagliando, tanta importanza, no, al femminile o al maschile, quando è usato con rispetto. Se la lingua italiana viene utilizzata per sminuire, per denigrare, ok, utilizzando un femminile piuttosto che un maschile, sono ovviamente la prima a essere d'accordo. Sarà forse che c'è un po' di pensiero, no, anglofono, che chiamano coach al femminile e al maschile senza differenziare, perché ovviamente l'inglese prevede questo. Per cui, ecco, io quando parlo di me, sono allenatore, sono preparatore, non dando tanto peso al genere. Credo sia un bene, credo che lo si dovrebbe far tutti nel rispetto. Poi ovviamente quando, come nei media, si sottolineano certe cose per sminuire o per sottolineare le differenze in senso negativo, beh, credo che si possa, no, aprire una riflessione. Come è già stato detto, lo sport dovrebbe essere trasversale, quindi a 360 gradi, non fare distinzioni. Forse minimizzerò il problema, credo che nel momento in cui si va a sottolineare il fatto che ci debba essere un riconoscimento al femminile, al maschile e non solo, vuol dire che evidentemente abbiamo un problema, ed è evidente che ci sia un problema, però culturale, sistemico, non so bene, a dei livelli più alti. L'unica
cosa che possiamo fare, che è quello che mi propongo di fare ogni giorno allenando i ragazzi, cercando di trasmettere il mio messaggio, che poi è il bagaglio che mi porto dietro da più di 20 anni di sport, è quello di impegnarsi, far sì che l'avvicinamento allo sport e alla pratica sportiva sia il più ampio possibile, senza limiti di età, senza differenza di genere, senza differenze fisiche o retaggi psicologici che portano a non fare una cosa piuttosto che un'altra, perché credo che il massimo che si possa fare è sul campo per superare queste difficoltà. Ovvio, dovremmo essere supportati da un sistema Italia che magari butti un occhio di interesse in più, di attenzione in più, di fondi in più, quindi di investimenti in più, per far sì che lo sport non sia un passatempo per chi ha voglia di trascorrere un paio d'ore al giorno non guardando la televisione o non facendo altro, bensì che sia appunto lo strumento di elevazione sociale, quale secondo me è e dovrebbe essere. Questo è quanto. Grazie. Grazie a voi. Proviamo ancora. Nicola, vuoi provare? No. La ringrazio, Elena. No, allora... tutto per vedere di risolvere il problema. No, allora li liberiamo perché se devono stare Nicola e Tiziano, mi dispiace ma ci sono problemi tecnici che impediscono l'audizione, mi dispiace moltissimo anche perché vi ho coinvolti in questa riunione, però è inutile, cioè se volete rimanere mi fa piacere ascoltare quello che diciamo. Però ecco, avrei avuto piacere di sentirvi e mi dispiace francamente. Siamo mortificati veramente di non riuscire a fare questo collegamento, ma hanno provato i tecnici in tutti i modi e ci scusiamo tantissimo. Va bene, grazie Nicola, grazie Tiziano. Abbiamo col telefono, si è provato, ma col telefono non ci si riesce. Tiziano? Vuoi provare se in videochiamata si sentono? Proviamo, mi chiami in videochiamata? Scusate, Non so se si sente poi. Beh, proviamo, l'ultimo tentativo, scusate, perché Nicola è andato via, ma il presidente nazionale, visto che ha il Covid e quindi deve stare per forza. Vai Tiziano. Sentite? Andiamo qui. 1, 2, 3. Prego. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, mi sentite? Sì. Forse anche troppo forte. Aspetta, allora Tiziano, ti faccio concludere. Perché ci sei. Sì, resto qua. Perfetto, l'altro che Nicola mi diceva che purtroppo comunque doveva scollegarsi per una visita medica. Allora, ringrazio Elena per l'interessante intervento. Da un certo punto di vista sono molto d'accordo con te, ma penso sia la libertà della testa che non ci fa pensare, no, alla declinazione di un aggettivo. Ecco, sì, cioè siamo talmente sopra che quindi non ci guardiamo. Però è vero che comunque questa deve essere una cosa, deve essere sicuramente rispettata. E l'altra cosa che volevo dire, cultura dello sport. Cioè lo sport, se noi ci pensiamo, non è mai considerato anche nella scuola paritario alle altre materie e discipline. Un insegnante che insegna educazione fisica non è mai messo allo stesso pari di un insegnante di italiano. E quando io mi sono provata come mamma a dire alla maestra, perché alle 4:30 quando uscivano da scuola i miei figli davano ancora compiti da fare, è importante che imparino a correre, come a leggere e scrivere,
vivere. Sono stata additata come una mamma degenere. Sì, veramente lo svago. E anche far capire moltissimo quanto sia importante attività motoria, non solo sport agonistico. Perché l'attività motoria, per me, se uno non sa fare una capriola, è inutile che sappia chi è Darwin, essendo un professore di ecologia. Esatto, deve essere conciliabile. Puoi insegnare l'evoluzione darwiniana facendo chiaramente lo sport, una capriola. E ora passo la parola all'ultimo intervento prima della conclusione del presidente WISP, che è della professoressa Giulia Collodel, che oggi però non vuole essere presentata come professoressa ma come atleta, tennista ex numero 11 del ranking italiano, e ha partecipato a 3 universiadi, e quindi è un l'onore averla all'interno del nostro Ateneo come testimonial proprio dello sport femminile. Buonasera a tutti, io ringrazio per l'invito, in particolare il dottor Forconi che mi ha scelto per poter parlare stasera. Il mio intervento è un po' diverso dagli altri, perché appunto, come diceva Letizia, io oggi non sono assolutamente una professoressa universitaria, anche se poi in realtà questo ha segnato il mio percorso. Volevo iniziare parlando un po' dello sport mio, cioè il tennis. Il tennis è uno sport particolare, perché non sto a raccontare tanti aneddoti, ma è uno sport che ha delle caratteristiche, nel senso che, come qualcuno ha detto, maschi e femmine giocano insieme, perché c'è il doppio misto, che è fatto in tornei, quelli del Grande Slam, quindi è uno sport dove maschi e femmine stanno insieme e giocano insieme, magari ci scrafiano un po', e la battuta era: la compagna deve essere o brava o bella, quindi è chiaro che c'è sempre questo tipo di discriminazione magari, però è uno sport particolare. E se pensiamo alla storia del tennis, nel tennis ci sono state delle donne che hanno combattuto per ottenere queste parità. Non vi annoio con degli aneddoti, per esempio, cioè, ci fu negli anni 70 uno scontro fra un uomo, che un 55enne, Riggs, che giocò prima con Margaret Court vincendo, dopodiché giocò con Billie Jean King. Billie Jean King è stata un esempio, una combattente nel nostro sport, perché nel tennis questa problematica è stata sempre affrontata. Le 9 donne che hanno combattuto per ottenere una serie di risultati sono importanti, perché per esempio il tennis è uno sport professionistico, e quindi quello dei montepremi è stato un combattimento importante. Considerate che per tanti anni, fino agli anni 70, il rapporto era 12-1. E in questo momento ci sono gli internazionali a Roma, che non è un torneo del Grand Slam ma è un torneo subito dopo per importanza. Il montepremi fino all'anno scorso era diverso, mi sembra 245 per i maschi e 178 per le donne. Quindi il tennis da questo punto di vista ha avuto molte battaglie. Bisogna anche essere, credo, obiettivi, che lo sport maschile e femminile, per avere una parità, le donne devono imparare anche a fare quello che fanno gli uomini. Mi spiego: gli uomini giocano 3 set su 5, le donne no. Quindi, chiaramente, quando si va a giocare nei tornei, gli uomini durano più fatica, quindi anche in certi tornei. Quindi il montepremi è molte atlete, non sono state accordate queste cose per diversità di questi aspetti proprio di gestione. E ora vengo un po' a quella che è la mia esperienza come giocatrice. Io sono nata a Siena, ho iniziato a giocare a Siena. Quali sono state le difficoltà
per me per arrivare a fare lo sport professionistico. Non so, diciamo che sono stata una professionista vera, ma fra le più scarse, fra quelle vere ero un po' più scarsa, però nelle professioniste vere, e quindi ho incontrato una serie di difficoltà, per esempio nel tennis, questa è attinente al mio tipo di, al mio sport, quello che a quei tempi, ora voi siete tutte più giovani, vedo delle ragazze che quindi hanno già superato questa cosa, però per esempio il fatto che io a 16 anni abbia girato il mondo da sola, una femmina, una bambina, non era una cosa bella. Non era bella, non era bello nemmeno che io andavo a lezione con la tuta, per esempio, perché in una città come Siena tanti anni fa a lezione si andava vestiti in una certa maniera, non con la tuta. Quindi devo dire che è stata una battaglia da questo punto di vista, sono dovuto essere una combattente. Altri aspetti quali sono? Sono gli aspetti poi di discriminazione, bisogna stare attenti che non è solo femmina, donna e o sport, ma è tante volte, come qualcuno ha ricordato, sport-società, perché a questa discriminazione di genere tante volte c'è una discriminazione diversa, mi spiego. Io ero una, come diceva la prima chi mi ha preceduto, che giocava, faceva lo sport e studiava. Quindi questo è stato una grossa discriminazione. Perché? Perché per quelli che giocavo a tennis ero una che gli importava un po' meno perché studiavo, e per quando andavo a studiare ero una che gli importava un po' meno perché andavo a giocare a tennis. Quindi la discriminazione poi è una discriminazione, come si diceva, culturale di fronte a certi aspetti. Un altro aspetto di discriminazione che è biologico è quello che qualcuno ricordava della maternità. Quello non si può fare, non si può prescindere, perché è chiaro che un atleta femmina ha questo problema, esiste, ed è chiaro anche che un uomo non lo può gestire come lo può gestire un atleta femmina, perché io ho avuto la fortuna di avere due gravidanze perfette, ho giocato fino al giorno prima e ho ripreso subito dopo, ma sono stata fortunata, e comunque la mia testa e il mio fisico hanno dovuto affrontare questa cosa. Quindi parità sì, ma ci sono degli aspetti in cui chiaramente è molto difficile questo, affrontare questa problematica. Un'altra problematica che sto invece vivendo di più in questo momento è che io attualmente sono presidente di un circolo tennis, e quindi quella discriminazione, fra virgolette, di cui si sta parlando all'interno dello sport, poi non è solo come atleta, ma probabilmente qualcuno ricordava è anche nei quadri dirigenziali, no? Quindi diceva la dottoressa che si sono fatti passi avanti sulla percentuale di donne nei vari comitati, ma non è così. Io mi sono sentita dire da tante volte, per tanto tempo, anche nell'associazione una donna ci sta bene, oppure te con le tue competenze faresti bene il direttore sportivo. No, ma io voglio fare il presidente, non il direttore sportivo, perché non posso fare il presidente? Quindi quella discriminazione di cui si parla nello sport poi è lo stessa che si può trovare anche in altre situazioni. Io credo poi che la mia, diciamo, considerazione generale è che si stia attenti ai valori, quello che ci insegna lo sport. Diverso è che, come si diceva, il valore dello sport, la vittoria, il non giudicare questa discriminazione femminile o maschile, ma il risultato, e quindi anche la donna, come diceva la professoressa Marzilli, è un discorso di dignità, di rispetto, che non è solo di avere certe cose perché ti vengono concesse perché sei una donna, perché questo, per esempio, per quanto mi riguarda, non mi piace. Io ritengo che una parità si raggiunge con le competenze, con la dimostrazione che non esiste
parità, esistono persone con delle capacità, con delle caratteristiche, con una qualifica, con un percorso di preparazione anche per essere a capo di certe strutture, organizzazioni, e quindi l'augurio per le nuove generazioni, che sicuramente hanno dei percorsi più semplici di quelli che abbiamo fatto noi, senza dubbio, perché come diceva il professor Segreto, questa attenzione, anche la comunicazione, perché guardate, è un fatto culturale, ma quello che fanno i giornali o che fanno la comunicazione è fondamentale, è un modo di presentare delle problematiche che non è solo legata, come diceva la dottoressa, al maschio femmina, ma anche al tipo di sport, perché tante volte io ho smesso di comprare un certo giornale, che non sto a dire, perché con sport prime pagine di giornale in cui c'erano stati dei risultati eccezionali in certi sport e venivano relegati in quarta o quinta pagina. Quindi sinceramente questo non è corretto, anche se sappiamo bene che ci sono delle pressioni che sono normali, cioè il business, perché è giusto così, perché se ci sono delle partite di pallone in Italia o negli Stati Uniti, altre manifestazioni che muovono certi tipi di cifre, è normale che sia così, però è chiaro che ci deve essere anche un supporto della comunicazione, di correttezza e di stabilire il valore del gesto sportivo, dell'atleta, che sia maschio o che sia femmina, che quindi a cui venga riconosciuto quello che è il valore dello sport. E poi anche, secondo me, quello di essere donne può essere, è vero, c'è una discriminazione, c'è stata per tanto tempo, però è anche vero che si deve, secondo me, molte donne con cui ho condiviso, ho avuto la fortuna in quelle tre universiadi che ho giocato, di vivere a contatto con una generazione di sportivi, cioè facendo queste tre universiadi io ho avuto la fortuna di stare con le altre donne, gli altri atleti della mia generazione. E questo è importante perché è un confronto, e devo dire che tutte le donne, con le difficoltà che abbiamo avuto, che abbiamo quotidianamente, c'è poi un orgoglio e una voglia di combattere per ottenere certi risultati, che credo dobbiamo essere, se c'è discriminazione da una certa parte, credo che invece si debba essere orgogliose per quello che le donne continuano a fare ogni giorno, sia come atlete sia come dirigenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giulia, è veramente una testimonianza importante, e diciamo che hai concluso, diciamo, gli vari interventi rimettendo insieme un po' tutto quello che è stato detto, perché insomma è stata veramente una concentrazione degli interventi di tutte le varie persone siamo combattenti. Grazie. E ora va bene, allora io come presidente regionale dell'UISP devo moderare, ma qui tutta una serie di problemi, non voglio moderare, voglio lasciare anche l'intervento al presidente nazionale, però solo 5 minuti per dirvi che come UISP noi siamo molto attenti a questa questione, ma non è solo un discorso della parità delle donne nello sport. Noi, il nostro ruolo è quello di garantire lo sport per tutti, cioè per tutti coloro che hanno voglia di fare sport, indipendentemente dal loro risultato, dalla loro età, dalle loro condizioni. Quindi in questo caso noi ci siamo sempre battuti, e non è straordinario che noi abbiamo nel nostro tesseramento un 52% di donne e il 48% per uomini. Si può trovare tante soluzioni, ma la lettura è che noi non siamo attenti allo sport strutturato, codificato, no? Che quindi è fatto di impegni, tempi, risultati, prestazioni, ma essendo uno sport con regole un po' più flessibili e con discipline anche molto più libere, io penso al discorso delle camminate, delle pedalate che abbiamo visto ora anche in questo periodo di Covid, come è cresciuto,
E noi su queste cose troviamo un'attenzione delle donne molto, molto forte. Il problema parte da lontano, io non vi voglio dilungare perché non c'è tempo, però ricordo che per me io penso che uno degli errori più grossi è il problema anche dell'educazione fisica nelle scuole, o educazione motoria come si chiama, perché non è possibile rispetto a paesi europei molto più avanzati che nelle scuole, non solo nelle primarie, ma io dico anche nelle materne, ma al limite delle primarie, cioè l'attività motoria non sia uno sport curriculare. È lì che i bambini e i ragazzi si cominciano a avvicinare al movimento, all'attività sportiva, anche attraverso il gioco, e poi continuano. Per esempio, io sono convinto che i giochi della gioventù, un esempio, poteva essere una cosa che a livello regionale e nazionale poteva essere per i garantiti, cioè per quelli che avevano già risultati. Ma guardate, per me era un grande fenomeno di massa che metteva in piedi bambini, bambine, ragazzi e ragazze che comunque si misuravano, si stavano insieme, si avvicinavano alle discipline. Poi dopo uno, se era un talento, continuava a livello specialistico con la loro attività. Quindi diciamo ci sono ritardi incredibili da parte dello Stato su questi temi e che quindi hanno portato anche a una situazione di questo genere. Per cui noi continueremo a far così e noi cerchiamo anche di lavorare per il discorso anche dei dirigenti donne. Nella USP abbiamo 4 presidenti in Toscana di comitati territoriali. E guardate, non è tanto per lavarsi la coscienza o per avere un'immagine di facciata, perché noi ce l'abbiamo le donne negli organismi, perché avendo tanta percentuale di tesserati, poi operatrici, atlete, tutta una serie di persone ci sono da noi, cioè non è che c'è bisogno di cercarle, perché poi quando si diceva no, almeno ci abbiamo una donna al presidente, tante volte serve per lavarsi la coscienza, e così abbiamo risolto il problema. Invece non è questo, c'è un problema che noi bisogna abituarsi anche, come diceva giustamente, sul linguaggio. Noi tante volte, come Wisp, Emanuela lo sa, siamo intervenuti quando qualcuno per presentare un'iniziativa metteva una donna semivestita, seminuda, no? Perché così faceva effetto. Oppure qualcuno scriveva qualche parola un po' di troppo. Cioè, purtroppo c'è un linguaggio, anche all'interno di un'associazione progressista come la nostra. Io mi ricordavo, prima scherzavo, dicevo, ma vi ricordate negli anni 80 il film di Berlinguer? Di Benigni ti voglio bene, Berlinguer ti voglio bene. Quindi si apre un dibattito, poi la donna è uguale all'uomo, apriamo il dibattito e tutti, è l'uomo, cioè, quella era la casa del popolo, era un circo arci, cioè quindi anche nella sinistra i ritardi, come spiegava prima la professoressa, sono stati molti, molti, quindi recuperare è estremamente complicato. Noi ci proviamo, continuiamo a provarci, c'è un problema anche di tempi, Io dico sempre, bisogna cominciare a ragionare dei tempi. I tempi delle donne non sono come gli uomini per quanto riguarda le mitiche riunioni che vengano fatte. Non si può pensare che ci sia un tempo valido per gli uomini e per le donne. Ci sono tutta una serie di compiti a cui le donne assolvono, che chiaramente tante volte sono incompatibili con i tempi che vogliamo noi, no? Quindi con tutto questo, quindi c'è un ripensamento anche su come organizzare le riunioni, come coinvolgere. Cioè c'è una questione molto più grande solo dell'attività sportiva, comunque riguarda tanti aspetti: linguaggio, comunicazione, tempi, gruppi dirigenti, atleti. Ci lavoriamo, quindi finisco qui perché tanto c'è il presidente nazionale che sicuramente vi dirà qualcosa molto meglio di me. Nicola, Tiziano, chiamami. Diciamo anche che le donne, mentre gli uomini fanno una cosa, ne fanno almeno 3, perciò anche se i tempi sono... Non lo potevo dire, se no era troppo... Ma lo dico io. Comunque io per esempio sono d'accordo su quello che io non accetto l'esasperazione assessora preparata, cioè quasi uno svenirlo, cioè questa è una dignità come l'altro, il problema è il rispetto giustamente di un ruolo, dipendente dal femminile o il maschile, anzi il maschile è più ideale, ci sono anch'io, sono competente, bravo, ho il sapere. Tiziano, vai. Senti? Sì, prova, parla un po' più forte. Mi sentite? Sì. Sì, proviamo? Forse gli auricolari. Ci sono. Provo senza auricolari. Lorenzo? Vai. Mi sentite? Vai. Ok. Grazie ancora a tutti e a tutti, buon pomeriggio. Ovviamente un ringraziamento sentito all'Università degli Studi di Siena, al Comitato Regionale WISP Toscana, al Comitato Territoriale WISP Siena, organizzatori di questo importante appuntamento. Un saluto, un ringraziamento.
ringraziamento al Rettore, al Professor Francesco Frati, alla Delegata Marsiglia, all'Assessora che abbiamo ascoltato prima, Regionale Nardini, e ovviamente permettetemi un ringraziamento ulteriore in casa, diciamo così, ai Presidenti WISP Lorenzo Bani e Simone Pacciani, e ovviamente a tutte le relatrici, i relatori e gli studenti presenti. Grazie, perché intanto è impossibile, al termine di un appuntamento, di un incontro così importante, con relazioni che abbiamo ascoltato, che hanno, io dico, attraversato letture storiche, sociologiche, politiche, che hanno attraversato i temi della formazione, della ricerca, della comunicazione. Abbiamo ascoltato anche importanti esperienze personali di dirigenti atlete, ecco, sia sostanzialmente impossibile avere la presunzione di poter fare delle conclusioni. Allora sicuramente riprenderò alcuni temi, molti dei temi che abbiamo ascoltato oggi, ma soprattutto, ecco, proverò ad aggiungere, tra l'altro, a quello che già diceva Lorenzo poco fa, e ringrazio, alcuni impegni, ecco, a rafforzare alcuni impegni per un'associazione come la nostra, che non si ferma, con ovviamente tutti i limiti e le criticità che un'associazione complessa e grande come la nostra vive in questo momento storico, ma un'associazione di promozione sportiva e sociale che di fatto da 74 anni, sin dalla sua Costituzione, ecco, si impegna convintamente affinché lo sport possa essere sempre di più un diritto per tutte e per tutti. I temi, appunto, che abbiamo, su cui ci siamo confrontati oggi, che abbiamo approfondito, sono temi che sono al centro delle nostre attenzioni quotidiane, con sicuramente il baricentro delle nostre politiche di genere e diritti, guidate da Manuela Claeset, che avete ascoltato, insieme poi a tanti dirigenti del territorio, come in questo caso Leonardo Maggi, responsabile di questo settore per WISP Toscana. Ecco, io oggi, come presidente nazionale della WISP, diciamo, valuto questo appuntamento come un importante punto di un percorso che consegna alla WISP, un soggetto appunto attivo della promozione sportiva, che sta nella promozione sociale, come piace dire a noi, ma direi all'intero mondo degli organismi sportivi, federazioni, discipline sportive associate, con cui noi ci confrontiamo all'interno del sistema istituzionale, sia ovviamente all'interno del Consiglio del CONI, sia penso allo sport del terzo settore, con cui ci confrontiamo all'interno del sistema di rappresentanza, per esempio dei forum territoriali, regionali e nazionali del forum del terzo settore, appunto un'assunzione di maggiore responsabilità nel rafforzare il nostro essere punto di riferimento e nel contribuire a sostenere percorsi di inclusione, di coesione, di integrazione delle nostre comunità attraverso lo sport, come abbiamo ascoltato oggi, soprattutto lo sport sociale, di cittadinanza, ecco, linguaggio universale e strumento capace di far muovere anche i corpi negli spazi, di aiutare a far dialogare persone, cittadini e cittadini di ogni età, pensiamo in questo momento anche a chi vive conflitti, pensiamo alla guerra nella vicina Ucraina e pensiamo a tutte anche le persone, soprattutto giovani, bambine e bambini, che stiamo accogliendo nel sistema delle nostre associazioni sportive, dei nostri comitati. Ecco che allora io credo che proprio lo sviluppo della pratica sportiva di base possa rappresentare un atto, fatemelo dire così, esemplare di questa dinamica. Sicuramente uno sport che non è solo più ancorato a forme dedicate alla competizione, allo sport agonistico, seppur ovviamente importante, ma dal nostro osservatorio uno sport che esprime un'idea di poter stare meglio col proprio corpo, un'idea di benessere e un'idea soprattutto, per i temi che stiamo approfondendo oggi, che faccia delle diversità, faccia diventare anche le diversità ricchezze. Quindi uno sport non solo, ecco, come diritto di cittadinanza, ma anche proprio come percorso emancipativo per rivendicare i diritti di ognuna, di ognuno, contro appunto qualsivoglia forma di discriminazione. E lo sappiamo, l'abbiamo ribadito, l'abbiamo purtroppo risottolineato anche oggi, mai come in questa fase storica le donne sicuramente sono le persone che stanno pagando di più sulla propria pelle, l'abbiamo visto in questi oltre 2 anni di emergenza pandemica che abbiamo vissuto, disuguaglianze, ritardi normativi, sono le prime ad aver rischiato di
di essere allontanate dal lavoro, spesso sono state costrette a lasciare il lavoro per le attività di cura all'interno della famiglia, con le persone più anziane, con i figli, mancando in tutto questo idonei servizi e idonee tutele, parità di salario ancora lontana e riconoscimenti. E sono appunto le donne di ogni età a registrare in questa fase anche le maggiori difficoltà a tornare a praticare attività sportiva e attività fisica. Il Covid ha accentuato crisi di disuguaglianze di genere tra le persone adulte, ma lo ha fatto e lo fa ancora di più tra i più giovani. Bambini e ragazze anche, che crescono con l'illusione della parità che si infrange poi nel patto col mondo del lavoro. A dircelo sono dati importanti pubblicati recentemente da Save the Children, un'organizzazione con cui WISP collabora da molto tempo. Bambine e ragazze che in Italia pagano sulla loro pelle la disuguaglianza, le disuguaglianze di genere, che sono appunto sistematiche, radicate nella nostra società. Pensiamo a quell'oltre 1.100.000 ragazze tra i 15 e i 29 anni che di fatto con l'inizio di questo, con l'inizio del 2022 si sono ritrovate nella condizione di non studiare, di non lavorare e di non essere inserite in alcun percorso di formazione. Ecco che allora come WISP, ma come corpi intermedi di cittadinanza attiva, non possiamo che cercare di rafforzare alleanze, costruirne nuove, che partano dalla consapevolezza di come lo sport rappresenti nel nostro paese la terza agenzia educativa dopo famiglie e scuole. Quindi diventa oltremodo importante in giornate come questa rafforzare e costruire anche nuovi percorsi col mondo accademico, col mondo della ricerca, della formazione, dei saperi e della conoscenza. Sicuramente per WISP, lo abbiamo sentito da Manuela Kleiset oggi, ripreso anche da altre relatrici, poi il baricentro del nostro approccio è sicuramente la Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport, che abbiamo ascoltato oggi, si è aggiornata ed è in continuo aggiornamento da quel 1985 in cui fu approvata e poi due anni dopo fu fatta proprio anche dalla Comunità Europea. Impegni sicuramente su cui possiamo lavorare insieme, il rendere sempre più anche i nostri comitati, le nostre strutture territoriali, le associazioni, le società sportive affiliate più accoglienti, sperimentando anche nuove progettualità per coinvolgere più donne nei ruoli dirigenziali. In questo ovviamente c'è tutta la nostra responsabilità e tutta la nostra convinzione che si possa fare a partire proprio dalla WISP sempre ancora molto di più. Poi educare alle differenze attraverso corsi di formazione, anche percorsi formativi rivolti ai nostri tecnici, ai nostri dirigenti, prestare attenzione, come abbiamo fatto oggi, anche al tema del linguaggio e anche all'implementazione di percorsi come quelli che sono stati citati di collaborazione con l'Associazione Giulia, ma non solo, tutto il mondo della stampa nazionale che in questi anni ha registrato sempre maggiore attenzione a questo. E poi sostanzialmente promuovere progetti, buone pratiche che siano replicabili, soprattutto replicabili sul territorio, continuare con un grande impegno, perché purtroppo questa è una tremenda piaga che ogni giorno dobbiamo leggere con notizie veramente efferate, quindi contrastare la violenza maschile sulle donne. Insomma, tante azioni dirette e indirette che possono contribuire a sostenere politiche appunto per la promozione dello sport, dell'attività fisica, ma che possano avere molteplici benefici fiscali, benefici ovviamente sociali. Poche ancora considerazioni vado a chiudere. L'attualità di questi mesi, di queste settimane, che si incrocia sicuramente col tema anche del lavoro, dell'occupazione, in questo caso femminile, del lavoro sportivo, abbiamo richiamato oggi in più occasioni anche la decisione che abbiamo ovviamente colto con molto favore della Federcalcio di riconoscere il professionismo femminile, però sappiamo che si tratta senza dubbio di una scelta storica, ma che di fatto, di contro, mette in risalto la nostra ancora arretratezza, perché è una misura che ovviamente andrà a coinvolgere poche decine di atlete, in questo caso tesserate per le squadre partecipanti al campionato femminile di calcio di serie A, e comunque non è una scelta appunto che è stata assunta anche ad oggi da altre federazioni, però nel frattempo siamo anche in attesa della
messa a terra della riforma legislativa del sistema sportivo, anche per quanto riguarda l'ambito degli attuali cosiddetti dilettanti, penso alle lavoratrici e ai lavoratori che sono, diciamo, emersi nel periodo della pandemia grazie sostanzialmente ai contributi che il governo ha riconosciuto. Parliamo di oltre 200.000 persone che sono censite, circa il 50% donne, un percorso avviato con la legge delega di riforma del sistema sportivo, poi con il decreto 36/2021 che è ancora oggetto di integrazione e correzione di un percorso avviato dall'autorità di governo. Si è aperta una nuova fase che anche in questo caso, come visto e richiede da tempo, dovrà condurre alle giuste tutele previdenziali ed assicurative, e dovrà portare a tutele che però hanno la necessità, mai come in questo momento, di essere sostenibili ed accompagnate, e anche su questo ovviamente l'impegno della WISP c'è tutto, e la responsabilità della WISP nel sentire anche questo come un vero e proprio preciso dovere di rappresentanza nei confronti delle persone, delle cittadine e dei cittadini. Io credo che una sintesi possa essere questa, quantomeno dell'approccio che noi come WISP abbiamo, soprattutto in questa fase storica, che vediamo ancora fa fatica a riconoscere pienamente il valore sociale dello sport e il valore dello sport di base. E abbiamo necessità che il nostro sport, quello di cui abbiamo parlato oggi, sia approcciato come una vera e propria politica pubblica. E con questo, con questi risultati, con questi obiettivi, io vi saluto, vi ringrazio ancora. Ovviamente mi scuso, come anticipava Lorenzo prima, per non essere stato potuto, non aver potuto presenziare di persona a questi lavori, ma è da circa una decina di giorni che sono bloccato a casa, come è accaduto a tante persone purtroppo in questo paese, per il Covid, fortunatamente senza grosse problematiche. Quindi grazie ancora a tutte e a tutti, sicuramente ci saranno ulteriori future opportunità per incontrarci e continuare i nostri ragionamenti. Grazie ancora. Grazie Tiziano, poi lascio la parola a soltanto una cosa che, come avete visto oggi, ma come abbiamo già fatto per esempio io a Pisa col Sant'Anna, noi vogliamo mettere in campo sempre più questo rapporto fra dirigenti della WISP e i saperi dell'università, perché lo sport è in continua evoluzione e quindi noi abbiamo bisogno anche di avere da chi fa la ricerca su questo settore anche i contributi scientifici, le ricerche che vengano fatte, perché senza la scienza noi non si può andare da nessuna parte. Quindi noi siamo un'associazione molto attenta a coloro che ci danno spunti, stimoli, contributi. Quindi continueremo a lavorare così, e anzi noi dovremo fare anche una specie di comitato scientifico regionale, e chiederò ai due docenti che sono intervenuti e che ho apprezzato molto negli interventi anche di farne parte, così ci possiamo tutti scambiare delle relazioni e poter quindi dare un contributo anche al superamento di questa problematica e questa parità che speriamo di raggiungere presto. Prego. Grazie, siamo arrivati davvero alle conclusioni. Di nuovo ringraziamo tantissimo il dottor Tiziano Pesce e ci scusiamo di nuovo, le auguriamo una pronta guarigione, anche se vediamo che comunque sta bene. Io chiamerei la dottoressa Boldrini, che è l'organizzatrice comunque di questa giornata, per concludere totalmente questa nostra giornata, ricordando una cosa: l'università ha una grandissima responsabilità, e che è quella di aprire le menti, di educare veramente alla valorizzazione di ogni caratteristica, di costruire un pensiero libero, un pensiero critico, e di superare attraverso la crescita emotiva ed intellettuale i limiti che sono imposti da che cosa? Da questo sedimento culturale di cui abbiamo parlato in questo pomeriggio. E quindi promuovere lo sport come uno strumento di benessere totalizzante,
può aiutarci a vincere veramente sul campo la battaglia per la parità dei diritti di ogni genere e in generale di ogni essere umano. Io vi ringrazio e chiamo la dottoressa Boldrini. Buonasera, grazie a tutte e a tutti. Sarò brevissima, ma ci tenevo a ringraziare tutte le persone che hanno partecipato oggi, l'UISP innanzitutto, che ci ha contattato tramite Leonardo Magi, che mesi fa appunto mi ha cercata per la prima volta per iniziare a collaborare, i nostri docenti e le sportive che diciamo hanno collaborato con noi alla giornata odierna. Si chiude oggi una settimana molto intensa per il CUG e per l'Ateneo, perché abbiamo inaugurato la mostra che trovate al primo piano sui diritti LGBT, QI+, in occasione dell'anniversario della prima manifestazione pubblica a Sanremo nel 1972. Il giorno dopo l'inaugurazione della mostra c'è stato un interessantissimo convegno su Pierpaolo Pasolini, patrocinato anch'esso dal CUG. E sabato uno spettacolo su Sibilla Leramo in collaborazione con le associazioni del territorio, patrocinato dalla provincia e appunto da noi come CUG e come università. Oggi questo evento sono tutti piccoli tasselli che insieme compongono quello che vorremmo fare, cioè e che dobbiamo fare come Comitato Unico di Garanzia d'Ateneo, cioè parlare di questi temi, portare questi temi all'attenzione di una platea più ampia possibile, studenti, studentesse, ma anche tutta la comunità composta appunto anche da personale docente e personale tecnico amministrativo, per cercare di fare insieme quei passi che ancora restano da fare e che, insomma, lo avete detto tutti e tutte molto meglio di me, sono ancora numerosi. Chiudo con una riflessione sull'elemento comunicazione di cui si è parlato. Nei prossimi giorni Siena ospiterà delle importanti partite della nazionale femminile di volley, siamo molto contenti di questo. Abbiamo visto però prima pubblicizzato il manifesto e il manifesto ha un pallavolista maschio. Ecco, forse si poteva fare uno sforzo in più e visto che la nazionale femminile magari, insomma, visto che si parla di professionismo anche e finalmente ci auguriamo sempre di più per lo sport femminile, si poteva fare uno sforzo in più e mettere una pallavolista. Spero che ci saranno numerose altre occasioni di collaborazione. Credo che il tema soprattutto del linguaggio ci veda bisognosi l'uno dell'altro per appunto far sì che poi quello che qui dentro è ricerca ricada anche sulla società, e quindi siamo disponibilissimi e lavoreremo sicuramente di nuovo insieme. Vi ringrazio tutte e tutti. Infine un doveroso ringraziamento anche al dottor Giovanni Forconi per l'organizzazione finale dell'evento. Un applauso anche a Giovanni. Grazie a tutti, buonasera.